Ma buonasera, buonasera, ciao chat. Ciao Cosmo Rockers, ciao Giulia. Buonasera, ma Giulia, ma quanti sono questa sera? Ma tu non sei un po' offesa dal fatto che ci sono già più di 300 persone in live che erano in attesa? Perché io lo so che. Mica state qua per noi, cioè, tutte le settimane mica state in 300 all'apertura live, hai capito? Stasera i ditini, i ditini, come sono stati veloci a entrare? Ma guardate, oh, dobbiamo sentire i, ditini spese i più te, veloci eh. del web. È solo per le rock star della serata, non per noi. Ma fanno Ma bene, bene. Per... al fondo, fondo, che cazzo se ne frega, <ride> cioè, nel senso, cioè, hanno pure ragione. Bravo. <ride> È vero, è vero, no, no, sto scherzando. Siamo, siamo veramente super contente di questa accoglienza incredibile che state riservando ai ragazzi, che non vi preoccupate, sono dietro le quinte. Adesso li facciamo entrare tra pochissimo. E, quindi, buonasera, buonasera, dottoresse, addirittura grazie, Francesca. Non so dottoresse in cosa, ma insomma, ce lo prendiamo lo stesso. Io, in tante, <ride> che è un modo un po' strano per essere dottoresse, però ognuno okay. ha proprio kink. Dante, Dante in Dante, ah, um, amico, ah, proprio la persona sì, certo. grandissimo, irreprensibile da assolutamente sì. Allora, io intanto metto il nostro banner così <ride> chiunque entra più tardi in live saprà già di che cosa stiamo parlando, eccetera. Ma insomma, mi pare che se già siete così tanti questa sera più o meno lo sapete, lo sapete tutti, ecco. Però ne parliamo e, con spoiler. Di... Ah, sì, cioè, quest... ah, vuoi che lo metto? È eh, il banner? Così, dai. Metti, no. Aspetta. Eh. Nascondi, banner, modifica, banner, parliamo di Asmin Hotel. Spoiler. Spoiler. Ok, così almeno siete psicologicamente preparati anche a questo. Anche eh, perché insomma. La, eh, la serie è uscita già da qualche settimana, è terminata già da qualche settimana quindi ci sta che insomma l'abbiate recuperata. Ho oh, una super chat la prima della serata. Buonasera, Dina, buonasera, grazie mille della tua super chat. Buonasera, Rossa come ospite, oggi svengo, ci dici? <ride> ok, siamo molto, molto contente. No, no, che svieni, cioè. Penso che tu l'abbia detto come un'iperbole, la prendiamo così, perché sennò do dobbiamo mandare un'ambulanza a casa, invece non vorremmo, non, non mi pare il caso. SOS Dina SOS Dina. Senti Giulia, prima di fare entrare i nostri ospiti, io volevo chiederti: vabbè, io non è mistero, diciamo che ho visto la serie, ci ho fatto. Una recensione di 45 minuti, mi sono accollata abbastanza, direi, però tu l'ultima volta che ne abbiamo parlato ancora non l'avevi recuperata. Quindi io so però che adesso l'hai fatto, sono, siamo curiosi di sapere un po' che cosa ne hai pensato. Allora, l'ho trovata molto carina. E certo che due canzoni ad episodio sono due canzoni ad episodio eh? e... vabbè perché sei un po' allergica ai musical <ride> però insomma è stata un'esperienza sì, sì, indubbiamente sì. e... l'ho trovata davvero molto carina ecco Sì, sì, veloce, sì. Ma... non un sequestro di persona quindi questo eh, depone no, no. sicuramente a suo favore cioè. senti ma io mi ricordo che avevamo eh, quando te ne avevo parlato ti avevo detto che sono e tra l'altro siamo in live, mm, uh, ti dissi, uh, ci sa cioè, è, è volgarissima, ti no? sono un sacco di parolacce, sì. tu mi dicesti ma guarda, io, cioè, mai abbastanza per la serie qualcosa del genere, se tu fossi cresciuta con me una cosa del genere mi dicevi, rispetto al tuo standard come l'hai trovata? No, davvero tante parolacce, sì, <ride> messe, messe spesso per fare giusto sensation, trasgri, che a volte dicevo vabbè ma anche meno. Io sono impazzita cioè. per questa no, cosa. Ah, no, non sei abituata questa, alle vabbè. persone che dicono le parolacce nella vita reale, molto probabilmente, quindi non no, hai bisogno di andare all'inferno. Non <ride> è tanto quello e non sono abituata nei prodotti audiovisivi. E quindi mi ha, questa cosa mi ha ricordato tantissimo South Park, per esempio, da ragazzina guardavo South Park, vabbè, volendo anche adesso, e, e c'era questa cosa super trasgressiva di loro che dicevano veramente, ne dicevano di tutti i colori e, e io mi, mi divertivo così, con poco, però <ride> mi piaceva molto questa cosa. Quindi l'ho ritrovata e, in un contesto molto più interessante, più brillante, insomma, poi di South Park, quindi eh, mi sono divertita parecchio. Va bene, allora. Io sento la pressione della, del, della chat vai, che vai. si sta gonfiando sempre di più e quindi sento la pressione che è meglio che facciamo entrare le rockstar della serata perché sennò yeah. tra poco questi ci cacciano dalla chat. Giustamente, quindi eccoci, adesso li facciamo entrare perché noi questa sera chiacchieriamo di Asbin Hotel insieme a due dei protagonisti assoluti praticamente di questa serie, che so che voi adorate, alla follia, e noi siamo contentissime di averli ospiti questa sera. Quindi, do il benvenuto a Rossa Caputo e Riccardo Suarez. Buonasera, ragazzi! Oh. Ci sarà wow. felici! <ride> a proposito di canzoni, <ride> esatto? perché Ciao Dovete sapere ragazzi. che c'è una lore. Per cui Giulia non è una grande amante dei musical, ma lo dice, sì. ma in realtà poi... Ho voglia non di pugnalarmi possibile. gli occhi con i musical, quindi nel senso un attimo. Giulia, momenti, però. Giulia non va bene, non no, va no. bene. Giulia, eh, lo so, che guarda. Ti dobbiamo portare a vederne uno live. Allora, eh, no, guarda, visto uno live? rossa, stappi che ho anche dei difetti. però eh. Lo so che <ride> sembro perfetta, ma ho anche dei difetti. <ride> sì, sì. Ma sì, ne hai, hai, visto, mai uno live ma hai visto mai uno live? Non, è... non in Italia? No, no, eh, no, no. ecco quello, quello. perché allora non potrei forse andare a vederlo. Fuori Italia in inglese, che mi stimola di più, però It's non lo so, cioè non so se me la sento. Io scommetto mm. che se ti portiamo a vedere neanche uno troppo impegnativo, il Re Leone, io <ride> scommetto che tu piangi di gioia. Ma, ma, ma okay, è una cioè... scommessa importante questa, eh? Rosa, Guarda a me okay, oh. poi piacciono tanto, tanto i film Disney con le canzoni, soltanto che non, non accetta il fatto di definirli musical, capito? Non, eh, non... sono proprio musical. Tant'è che. Uh, e Giulia esempio... esce dalla live, così <ride> 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 <Stasera> siamo tre <ride> contro una. <ride> Sono un sacco musical, tant'è, cioè sono proprio dei musical, tant'è che, se per esempio, tu vai a un'audizione di musical da attore e porti una canzone Disney viene assolutamente accettata perché sono veri e propri musical. Sì, oh wow, grazie pa Paola Schiavi cioè. ci ha fatto una donazione, che bello, grazie. Paola, ciao, buonasera, cara, grazie mille della super chat. Domanda soprattutto per Violetta e Giulia. Ah. Ah, ma come? Ma, 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 ma cominciamo già con le domande. A mia Dai, ma, vai, ma, vai, 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 vai. io Questo voglio la sincerità, sincerità la sincerità sin totale, sincerità totale. Ragazzi, io l'ho già Anche detto. Io l'ho già detto nella recensione, io ho una, una necessità del doppiaggio ma anche un debole per il doppiaggio e ho fatto tutto un discorso per ringraziarmi il pubblico perché, perché a volte mi bacchettano che non mi ascolto le cose in lingua originale, ho fatto tutto un discorso in cui ho esaltato la professione dei doppiatori perché poi alla fine ci sta nel senso secondo me. Il mondo del doppiaggio è, fa un po' parte della Hollywood italiana, perché noi importiamo così tanti prodotti, ma così sì. tanti prodotti che i doppiatori non possono essere considerati degli attori di serie B in un certo senso. Siete un po' le nostre star, come tanto quanto gli attori che noi, tra virgolette, vediamo in carne ed ossa, come se voi non foste in carne ed ossa, però capiamoci nel senso. Certo, bello, è un bellissimo diciamo, modo di vederla, diciamo, è, è bello, è vero forse, perché effettivamente. Cioè, in qualche modo, come dici tu, se non fosse che importiamo questi prodotti rimarrebbe solo la roba nostra italiana, made in Italy, che comunque è poca, cioè nel senso è una fetta piccola di ciò che gli italiani guardano. Gli italiani guardano un sacco di roba dall'estero, e i doppiatori sono, diciamo, un po', eh, magari la voce di Russell Crowe, eh, Russell Crowe in Italia, cioè, capiamo, non so come dire. Appunto. certo, certo e, cioè. eh, diciamo ehm, è un modo molto romantico di vederla mi piace spero che ehm, col tempo e in questo periodo c'è un grande cambiamento sia sempre più così perché i doppiaggi brutti ce ne sono visti e mi dispiace perché comunque da doppiatore eh, è veramente un una sofferenza tu sei della generazione che ha visto delle cose doppiate molto bene tu oh. eh sì eh, cioè veramente doppiatori con la D maiuscola, e quindi sicuramente te ne sei anche più affezionata. Poi eh, era un periodo in cui non si guardavano le cose in originale, magari era meno di moda, diciamo così. Ah, io sì, me lo ricordo sì, ma... perché... I puristi dell'originale quasi non esistevano, alcuni eh, non si rendevano neanche conto. La generazione prima della nostra, alcuni non si rendevano neanche conto che venivano doppiati i prodotti ancora non oggi al che bambini... non, non ci si pensava no? esatto ragazza. ancora oggi i bambini a volte cioè, non riescono a comprendere subito che eh, c'è una voce originale e una versione italiana delle cose eh, molto spesso infatti quando si incontro dei bambini che sono fan di poppy di trolso di merida eccetera non riescono cioè se io gli faccio la scena davanti a loro non capiscono subito, dicono ma... Si confondono, ma cosa c'è? C'è qualcosa che non va? <ride> esatto, è possibile. Esatto. Poi io me lo ricordo perché, vabbè, io non mi stancherò mai di dire quando capitano queste cose, di dire che io sono assolutamente un mega fan di Violetta della prima ora. <ride> io guardavo <ride> tutti i suoi video quando ero ragazzino. Eh, Ma, video. Video. Ma tu ti ricordi quando fa, facevi video? Che ne so cosa accaduto come se adesso non fossi un ragazzino? No, è vero, avevo proprio, cioè, proprio, proprio, proprio 15 anni. Cioè, eh, 15 però 15 anni. Da come la racconta lui, io sono un po' cresciuto, capito? Ti dico solo che io mi ricordo ancora un video, tipo mh, che guardavo da ragazzino, in cui tu a un certo punto dovevi comprare questa roba che si chiamava la pirofila, mi pare. E dicevi: Ma che cazzo, è una pirofila? Che stavi cucinando? Amore, era la planetaria, te lo dico io, la, la planetaria. planetaria quella, eh, quella che, che fa gli impasti, intendi? Eh, era sì, stavi fatta... tutto cucinando e ti serviva questa cosa, e dicevi, ma che cazzo è sta cosa? <ride> gli... avevi i capelli rossi, e tu mettevi, me lo ricordo benissimo, mettevi gli spezzoni delle, dei film e delle serie che ti piacevano che commentavano quello che dicevi, ed era tutto, tutta roba doppiata. Quindi e per sì. me era molto strano, perché erano tutte persone che conoscevo, e poi spessissimo <ride> c'era mia madre, c'era sempre mia madre. <ride> è vero. È vero, è vero, perché voi siete tutti due figli d'arte, poi dopo approfondiamo, eccetera. E poi, tra l'altro, tu e, e mamma siete già stati ospiti e, qui da noi in Cosmorox. No, è una puntata, eh, beh, ma la, le, diciamo che il tema era meno piacevole, nel senso avervi è stato super piacevole, però il tema era meno piacevole perché si parlava dello sciopero ai tempi in cui siete venuti ospiti. Però, insomma, stasera sicuramente eh, c'è uno spirito anche più allegro in questo senso. E, e è un che c'è Elisab Elisabetta Petrelli che ho incontrato al Bologna Nerd Show eh, che mi manda un bacino che abbiamo fatto una foto insieme che faceva una lute eh, di Asbir Hotel che mi strozzava io tutta così, in mezzo a due liut e una Damo è stato bellissimo. Grazie Elisabetta di essere qui perché sono stata felicissima. Tantissima gente è venuta al Nerd Show Il a salutare. Oh, Nunca ci siamo tutti ricordati che cos'era questa? Era la Leccarda. La Leccarda, guarda, pensa, cioè non me la ricordavo manco io. Ti ho detto alla <ride> la Leccarda, <ride> mamma mia. Cioè, veramente, no, parliamo da altro. Grazie per aver tirato fuori questo momento imbarazzante de del mio passato. <ride> no, esatto. Io che volevo, io che no, volevo no. cambiare discorso, io che volevo cambiare discorso, Ringraziamo vado. la tua parte. Ma, ma te, che è una <ride> generazione, cioè tipo, io quando ho detto ai miei amici, ah, stasera faccio la live con violetta, loro allora hanno come violetta, oh mio Dio, cioè, tipo, è proprio la roba del, de della mia età. Capito? Ci cioè, 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 hai proprio no. cresciuto. Eh. Io ti voglio tanto bene per questa cosa, mi dici? Le rockstar, stasera, però, siete voi, mi sto imbarazzando, <ride> capito? Sto cercando di cambiare argomento. Va allora, guarda. Io, intanto, Dai, faccio le pulizie. Se volete andare avanti, faccio un po' le pulizie oh. in casa che devo oh, oh, togliere un può. sacco di polvere. <ride> quindi, va, 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 mi richiamate se ho volete. Eh, no. Eh, no. Cioè, cioè, però, c'è Mr. Brandford che ha donato 5 euro. Grazie. Esatto, che bello ci dice, settimana prossima userò Angel Dazz per parlare di trauma per una presentazione all'università. Grazie anche a voi. Ma che bella Molto bello, cosa. grazie, è bellissimo. Io trovo che Asvin Hotel sia, molti hanno polemizzato al riguardo, e invece io trovo di non aver mai mai visto, soprattutto in un'opera animata, eh, per quanto appunto per adulti o non, non è, non trovo che sia così particolarmente importante come per me. L'animazione è per tutti, eh, sono sempre prodotti lasagne. Eh, che si possono leggere su diversi strati sì. e il modo in cui sì, Asbino Hotel bello. tratta il trauma, eh, l'abuso eh, e, e tra l'altro senza mai celebrarlo ma facendo vedere come Angel cerca di rendere glamour questa cosa perché agli occhi del pubblico può sembrare glamour e invece lui ne muore dentro. Mentre fa certe cose no? e mentre subisce certi abusi, mi ricordo tantissimo di quando abbiamo visto la scena insieme a Riccardo e a Rocco, il mio compagno per scrivere per, per adattare Veleno. Io ancora mi sento, mi ricordo che mi veniva da piangere. Ti ricordi, Ricchi, che dicevo, Dio, mi fa male la pancia? Perché la risposta era proprio. Io ero distrutta da quella scena e infatti era sono un felicissima. Come le emozioni proprio nella vita, sì, è una cosa sempre. incredibile. Ho tutto o niente, io dico sempre: cioè, Rossa è un fiume in pieno. E yes, invece bello, Giulia se è molto doppiaggio? utile per il lavoro che fate, tra l'altro. No, Giulia, non si è scordato Riccardo non però è è così, se Buona se va più la versione doppiata originale. Allora, io normalmente, mi spiace, ascolto i prodotti in lingua originale, non perché sia super, non sia fan del vostro lavoro, che veramente i doppiatori italiani sono i migliori che esistano sulla faccia della terra e che mai esisteranno sulla faccia della terra. C'è un livello di professionalità. Violetta prima diceva che eh, siete come gli attori. Per me siete molto meglio degli attori, perché avete proprio un livello di, prof di professionalità maggiore. Perché... No. Voi no, no, fidati, cioè nel senso di voci di doppiatori sopra fine, se ne sentono un'infinità, di performance sopra fine degli attori in carne e ossa, e ce ne sono un po' meno, dicendo, Perché voi avendo la voce come unico strumento interpretativo e comunicativo, dovete avere un livello di preparazione incredibile, perché dovete buttare tutti voi stessi in quello. Perciò per me veramente il doppiaggio italiano è ciao. Però vi <ride> ha detto tutto questo perché adesso però... <ride> però io normalmente ascolto i prodotti in lingua originale perché mi servono mi servono, cioè nel senso io non solo li fruisco oh. dal punto di vista di intrattenimento ma mi servono anche per studiare meglio l'inglese eccetera eccetera certo, certo. e quindi punto... l'hai visto in inglese? no l'ho visto in italiano perché i prodotti di animazione li guardo sempre in italiano perché visto che non sono mm -hmm. delle persone in carne e ossa e sono a loro volta doppiati mi dico perché devo guardarli doppiati in inglese Adoro. quando posso guardarli doppiati in italiano? allora Giulia Adoro. in realtà la mia risposta è che forse ti stupirà è che io uh, sono esattamente come te io guardo eh. tutto in lingua originale Anch'io però io guardo tutto in lingua originale, ma per una questione molto semplice: io parlo inglese molto bene, l'ho studiato per tutta la vita, e ho il C2, quindi per me è proprio come se è come l'italiano, capito? Non ah, ci faccio me. caso. Eh, quindi sì. io guardo i film e dico vabbè. Mi fa piacerissimo sentire i miei colleghi. Poi noi abbiamo, noi doppiatori, abbiamo pure questa cosa che io guardo il film e sento. Domitina d'amico, la mia, cioè, che, che magari, è capito, è una mia amica. Certo. Con il film. E Valentina Favatti dico, ah, quelle è Valentina, e è quelle Flavio, e, e, e un po' ti manda in pappa il, il cervello. <ride> esatto. E poi Quindi... soprattutto c'è cioè, deformazione professionale, per esempio, da parte mia, io se guardo il film doppiato, anche se è doppiato benissimo, io sto lì a dire. Aspetta, no, questa è scivolata. No, aspetta, il mix non è giusto. Eh, capito, non è normale, capito. quando fai un lavoro eh, e guardi. Però cioè. poi, cioè nel senso, i film, serie TV, cose così, tendo a guardarli in inglese, per una questione okay. mia, che voglio vedere anche l'attore, ma perché voglio anche imparare la recitazione. Studiare, eh, anche. Studiare. Sì, sì, però però i cartoni, film. sempre in italiano. Sempre, sempre in italiano. Perché, tanto, non, tanto è la stessa cosa, è stato doppiato anche giusto in inglese. Gli anime, giusto gli anime, purtroppo io non ce la faccio, perché... È il mio debole, io vorrei sentire un, dei cast un po' diversi sugli anime, sono penso le opere più difficili al mondo da doppiare e credo che ci voglia una maestria eccelsa per doppiarli. E anche io mi sono sentita eh, meno. Quando doppiavo gli anime, meno di, di come possono essere loro che sono trasformisti della voce, perché fanno voice, voice acting e mm -hmm. non voice over come noi, no? Studia, si studiano, vanno a lezione tutti i giorni per studiare le voci da fare, quindi c'è proprio un'altra preparazione, noi invece tutto immediato, tutto lì per lì, e quindi è, è ovvio che un po' di, di nuance del, do, del doppiaggio giapponese si perde, però io ambisco a farne tantissimi, a, a curarne a, tantissimi perché è una mia grandissima passione. Ti piacciono molto gli anime? Penso ah, anche, fatti. stavo vedendo sul, sul tuo profilo Instagram. Tra l'altro, ragazzi, se volete seguirli e già non li seguite, ma se non già li seguite, vi ho lasciato in info box i link eh, diretti Grazie. ai loro profili su Instagram. Non so se avete anche altri social. Io ho TikTok, sto dando anche forte in realtà. Molte, okay. molte. Anche okay. Okay. È una, okay. una piattaforma stranissima. Sì, molto. Molto. Che a volte decide che un video per qualche motivo deve essere spinto tantissimo. E altre volte decide no, questo, questo è bello no. il fattore random che non saprei sì. mai prevedere. Così. Ormai metto i video e dico, vabbè, ogni volta è tipo la lotteria, capito? Vabbè, vediamo che <ride> succede, però mi aggiro sempre su queste 100.000 cioè, visualizzazioni eh. quasi, quasi fisse, cioè la gente per admin comunque è impazzita. Quindi Pazzita. guardano Sì, sì. Il Io approfitto anche perché abbiamo il progetto che, a cui anche Riccardo adesso partecipa, che è Music Bento, che eh, lo trovate su YouTube, TikTok e Instagram, dove facciamo l'adattamento di, eh, di sigle giapponesi in italiano e le ricantiamo, ah, sì. facciamo tutte le, rifacciamo tutte le basi eh, con grandissimi amici e eh, artisti e musicisti e eh, ci divertiamo un sacco. Penso sia un passion project in, con, in, come dice, con eh, un... Um... Investiamo dei soldi, cioè io no, però so che vengono investiti dei soldi. Farai, no? Certo però, <ride> sì, perché per ora sono stato, ho solo cantato una canzone, però insomma vengono investiti dei soldi e dell'energia e del tempo, che io non so quanti, cioè penso veramente poca roba, tipo mi vengono in mente, eh. Eh, sì, comunque poche cose in cui veramente... per, un, per tradurre le canzoni degli anime, certo, cioè, sai, no? E infatti adesso faremo anche le canzoni fan made uh, di uh, Asvin Hotel, come Addict, uh, From ah. He uh, Heaven to Hell. Uh, faremo anche Thank you and Goodnight. Faremo Inside of, Re uh, of Every Demon is a Rainbow del Pilot. Vogliamo farle un po' anche con Riccardo perché uh, ce l'hanno tanto chieste, e uh, siamo appassionatissimi e quindi ci teniamo a, a farlo e a regalarle ai fan. E anche Nanni Baldini vuole partecipare con Insane. Quindi vediamo se. Speriamo Stupendo. bene. Stupendo, allora assolutamente sapete cosa fare. Okay. Uh, ripetiamo come si chiama il canale dove vi possono seguire. E music, questi. music, musica, bento, il bento box del, del pranzo giapponese. Sì. Cosa divertentissima, peraltro, che è successa è che Rossa, comunque, ha questo pro pro progetto da tantissimo tempo. Arriva a Admin Hotel e la casa di produzione di Admin Hotel si chiama Bento Box. Beh, infatti, box cano, sì, sì. mentre ne parlavate, ho detto c'è un crossover strano in atto Ragazzi, è, è strano. Troppo strano. Troppe coincidenze. Non esistono, infatti, quelle coincidenze. È tutto un grande piano, secondo me. Io, quando l'ho letto, ho detto quantità. ma che non è possibile. <ride> che cosa strana. Sì, pensavo che le cose fossero collegate, invece è una no. cosa che esatto. di no, esatto. è fatto, è, cioè, ha scoppiato. No, è stato fatto tanto tempo fa, questo canale insieme. Con a Alessandro Campaiola, Filippo. Federico Campaiola, Giorgio Paoni, anche il mio ragazzo co eh, contribuisce ad, aiutandomi con gli adattamenti, ci divertiamo tantissimo. Vabbè ragazzi, cioè, io questa cosa non la sapevo. Cioè, dopo Voglio sapere a... poi, eh! <ride> devi sì. dirmi cosa ne pensi per forza, per forza ma ave avete già una, una, una nuova fan lo ero già prima però adesso anche di questo <ride> Pinguino buonasera Pinguino che è uno dei miei abbonati TVB uno Fruf, che vi dice complimenti per il doppiaggio non c'è stata una critica e ma anche sì, se sì, ci fosse per... stata ce l'hai le sarebbe <ride> a proposito Giulia niente non ti facciamo rispondere Devo, voglio eh, sapere, censura in atto stasera è profondamente, <ride> no, profondamente ingiusto. Quindi, che, che devo dire adesso su cosa ti, devo rispondere? Se ti è piaciuto tanto, tanto, tanto il doppiaggio italiano oppure se, se c'erano cose che potevano essere fatte meglio, secondo te? Eh, se non, ti, non hai gradito alcune cose, prima di tutto, non sono una professionista. Quindi, cioè, come però, ma. Eh, a me è piaciuto molto, l'ho trovato molto ispirato soprattutto nelle canzoni, che sono normalmente la parte che scricchiola di più. no? Infatti io mh, sapevo pochissimo e davo per scontato che le canzoni sarebbero state in lingua originale, no? perché a volte succede oh no. che si mantengano in lingua originale per evitare è la vero. rottura di cojones del tradurle, adattarle, eccetera, eccetera. Il costo, tu mi Il costo cioè... <ride> di risorse umane, tempo, tutto quanto e quando invece ho visto che erano doppiato ho detto, ah però e devo dire che è, è, un, è stato un lavoro fatto davvero bene sulla metrica musicale torna tutto, poi in certi pezzi tra, cioè mh, essendoci anche musiche diverse che si intersecano e quindi anche tipologie di fraseggi diversi deve essere stato un gran bel casino però si è sentito che vi divertivate sì, Questo tanto, cioè. sono felicissima <ride> Beh, troppe ma, parolacce sì. però, vero? Un, un po' troppe perché per me no per... <ride> io sono divertita come una pazza però su oh. Amo veramente ho avuto dei problemi proprio io eh, ho avuto beh, dei sì. problemi beh, proprio. io penso però è... che sia voluta la cosa, cioè nel ho senso che Oreste sì. ha proprio certo. voluto farlo che te l'ha voluto fare odiare proprio. Sì, sì. Allora è, è deve, essere, deve essere assolutamente un personaggio che tu devi è odiare proprio, a un certo è punto. irritante, sì. Poi di un maschilismo sì, di mamma di mamma mia, lo che si impeccano. Allora, sì, vorrei vorrei sì. un commento: solo un commento, scusate, perché è una cosa così specifica. C'è uno che mi ha scritto: sì. scusa Riccardo, posso chiederti se ti sto antipatico? Perché ti ma ho, ho mandato che... due tempo. <ride> Perché ti ho mandato due, due disegni, ma silenzio totale. Allora, Angel Dark, io ti chiedo umilmente scusa se non ti ho risposto. Mandami adesso un messaggio. Non l'ho visto. Io ti giuro, mi scrivono tantissimi messaggi, non li vedo. No? Peraltro, sono, sto sono, a, um, eh, sono fuori Roma e sto facendo un'accademia. Cioè, mi sta prendendo un una quantità di tempo che io non, non ho tempo di guardare neanche il cellulare. Tant'è che oggi io ho risposto a Violetta per la live tipo alle 6 e lei mi l'ha scritto alle 2 cioè c'ho sempre da fare quindi non, non riesco neanche a guardare questi, questi messaggi allora, ci sentiamo sempre. noi eh, Ci passo, passo la notte a rispondere a quelli che posso però veramente e poi devi anche dormire se no l'accademia come la fa sì, esatto sì, dormo, sì, esatto, vado a dormire tipo alle 11:30 e mezza così. Quindi continuate a insistere se non vi rispondo. Scusatemi, davvero? Ve lo chiedo io, lo, faccio, io lo tormento, Riccardo, ricordati di rispondere a queste cose, Riccardo, ricordati di... che cioè, ah, ci hanno chiuso. Certo, io io, io non sono una persona un po' forse che non riesce a essere metodica su queste cose. Perché io mi chiedo, per esempio, cioè, persone come voi no? che fanno proprio i, ehm, i content creator a tempo pieno, cioè, ma come fate a stare dietro a tutti questi messaggi? Io non, ah, io non ci sto, non sto dietro, a volte mi dimentico vai. e lo sanno che sono una rincoglionita e quindi mi S scusano S per questo. L'importante no. è mettere come banner: scusa, sono una rincoglionita, quindi se non ti rispondo, ti voglio bene lo stesso, abbi pazienza. Uguale, no, io ma ci vuole un po' di, sì no, scusa, scusa, Rossa, vai, vai. No, vai, vai vai, vai, vai. Se non sono una content creator, vai, vai. Assolutamente. Beh però comunque sarete subissati di messaggi in continuazione, soprattutto ultimamente, no? anche voi, quindi cioè, bisogna, un po mette... bisogna un po' chiedere la pazienza diciamo, di, delle persone che ci seguono e non prenderla, cioè ragazzi non prendetela mai sul personale perché no. per esempio Angel Dark che ti dice, ah, "No, <ride> mi ah, ti no. sto schifando, vi cioè, garantiamo che non si tratta mai di una questione di simpatia o antipatia, siamo come, esattamente come voi. Eh, quindi abbiamo una legimale, cosa molto alla Ira Brasi da dire molto alla Ira <ride> di comunque abbiamo... Ho due golf cart nella mia villa da 13 anni <ride> allora, ma quelle non ce le siamo come voi? <ride> no, ma nel senso, ma no, ma, no, ma nel, senso, nel senso, ma ti hai cioè, capito, no. cioè, una immaginate, immaginate di ricevere. Io, per esempio, da quando ho fatto Notel, da quando è finito in particolare, eh, io ricevo dalle 200 alle 300 richieste al giorno di, per, soltanto per vocali tanto certo. che adesso sto aprendo un Patreon per offrire un me. servizio perché sennò no diventa un secondo lavoro cioè non so, non so come fare ma certo, mi dispiace ma ma perché poi io sono una completatrice è. io sono una completista da videogioco ah. no? quindi vedere le quindi notizie devi rispondere a tutti non è che sei eh. una... una completista che hai l'ossessivo il... il disturbo ossessivo compulsivo <ride> mi sa che è quello, mi sa che è sì, quello. Sa. Quella, comunque Grazie a Boy with visto. No Drama, che ci ha fatto, ci ha fatto un bellissima, una bellissima super chat. Grazie. Sì, Poi eh... è una, un fedelissimo, devo dire di Cosmorox. Ce l'ho qua tra i preferiti. Infatti, la sua super chat, adesso uh, fortunatamente insomma, gli è dato spazio anche tu, rossa. Buonasera, ciao! Benvenuto anche questa sera qui con noi. Buonasera, questa super chat va a Riccardo, a voi le faccio sempre. Bene. Te lo concediamo, te lo concediamo. Eh, sono stati magnifici insieme agli altri doppiatori. Grazie, grazie. ti ringrazio wow. io e anche grazie per la faccia. grazie <ride> allora a proposito sì. di accademia e tempi corti ehm, io ho un piatto di riso qua quindi mangia <ride> no che tenerete <ride> è successo anche a me di mangiare in live quindi non ti preoccupare No, so. ma ma perché non è la prima volta non so se siete al, al, al corrente del fatto che Giulia Franceschetti ha fatto nascere un meme per questa cosa, ah, la doppiatrice sì. di Vaghi, perché lei eh, eh, ancora non si destreggia benissimo in live e un po' si vergognava di mangiare in live, però era tardi e, e quindi lo faceva. Allora a un certo punto hanno cominciato a fare gli screenshot del, della live e lei stava sempre col cucchiaio in bocca in ogni <ride> singolo screenshot che facevano tanto che hanno fatto delle, eh, dei meme al riguardo cioè di <ride> vaghi no, che stimano proprio... mangia... sì, riso questa sfila di disegni comunque ragazzi io sono sconvolto dal fatto che Mamma ci sono mia. degli inside joke della community italiana di Azvin per via del doppiaggio tipo o oh, di queste live per, per esempio su TikTok ho beccato eh, te lo racconto a te lo sa visto che sai il contesto ho beccato dei commenti sotto un video a caso di Hudson in cui tipo uno diceva: Ma si sa niente della seconda stagione? e uno sotto ha scritto: Si sa che Carmilla si trasforma in cavallo e tutti e, e, e molti hanno riso. Hanno scritto: Eh, solo alcuni sanno cose così perché in una live io ho detto questa stronzata e tipo per, per far ridere. E, ed è cioè nel senso è diventato un joke, ma a me queste cose mi fanno stranissimo perché sono abituato Benissimo. che il doppiaggio è una cosa comunque, sì, che ovviamente porta il prodotto a tutti, ma non è che la gente ne discute così tanto, invece lo sanno tutti: sanno tutti di quello di cui abbiamo parlato: meme. è allucinante. Sì. Sì, non compone, non è, ragazzi, cosa. il fatto che voi, tra l'altro, io penso che ehm, sia significativo il fatto che poi, ultimamente, e magari in questo caso di Asbina ancora di più alcuni di voi si stanno mh, esponendo, diciamo, stanno uscendo in un certo senso dalla sala e eh, si stanno avvicinando al proprio pubblico e questo avvicina tantissimo il pubblico a voi perché il pubblico vi dà un volto, un'identità, una personalità, un, capito? Quindi è, è proprio un mini star system in un certo senso che se voi alimentate secondo me diventerà sempre più grande e sempre più solido quindi eh, vi sorprendete ma non vi sorprendete troppo perché secondo me questo è niente ancora di tutte può le essere. sorprese che può essere, speriamo magari è un nuovo inizio magari è un nuovo inizio per, per la nostra professione per... io lo sento io lo mm -hmm. sento tantissimo che eh, esattamente come l'Asbien Hotel e Charlie la sua idea vuole rivoluzionare l'inferno e dare un posto a, a a quelle cose che, uh, per cui non si cova più speranza, no? tanto l'inferno è per sempre. No? E invece, oppure il doppiaggio ormai fa schifo, o il doppiaggio ormai è morto per colpa di tanto c'è l'intelligenza artificiale. E invece io sento tantissimo, tantissimo che appunto abbiamo fatto anche noi la rivoluzione, un po' come Charlie lo vuole fare all'inferno. Esatto, tantissimo, un, proprio uno snap enorme e anzi sono convinta, l'ho detto anche al Bologna Nerd Show quando mi hanno premiata per la Musa d'Oro eh, ho, ho detto proprio voi avete, il pubblico ha un potere che non, di cui non si rende conto e se chiederete a gran voce che i doppiaggi vengano fatti sempre come, con la stessa cura di Asbin Hotel prima o poi succede perché deve essere sì, ascoltato perché, esatto, cioè comunque um, le produzioni le, che ne so, le piattaforme hanno tutti l'interesse di accontentare il pubblico perché vogliono che eh, continui a pagare l'abbonamento, guardi i loro prodotti. Quindi alla fine si tratta sempre di richiesta. Di, educare il pubblico ehm, è una cosa positiva, cioè nel senso, secondo me, eh, semplicemente di dire guardate che dovete chiederle queste cose perché esatto. se il pubblico non dice niente, se il pubblico risponde a cose fatte male con, una, come dice, con un silenzioso dissenso tipo che... Non dice niente di che, però non se lo guarda perché ha fatto male. Eh, la piattaforma non ha motivo di pensare che eh, sia per il doppiaggio, per esempio. Ah, certo. Certo. Eh, magari può sottovalutare una cosa del genere ma ah, anzi, il genere. ne approfitterei per collegarmi a, ai, eh, ai selet rosca sì sì Alessia. la nostra eh. Eh, che, Vabbè, che è, rossa ed... è perfetta cioè è cioè, bellissimo no, veramente perché, ma io inter... non voglio interromperli con, con le super, -chat, super -chat, no? aspetta un attimo invece Quina lei vale. le, Quina. invece Quina. lei li inserisce proprio giustamente è la, no, è è no, la, è è la mia OCD ragazzi è una cosa incredibile no me c'è cioè, la grande, Scusate. mi rilasso. Non no, ne ho proprio finito perché appunto vai, vai. le canzoni verranno mai caricate su Spotify. Fate una bella petizione per A24, perché dovete chiedere ad A24, che ha prodotto la serie insieme a Bento Box, sì. e i diritti sono loro ancora della prima stagione, e poi è stata venduta a Prime Video. Eh, fate una bella, una bella petizione chiedendo all'America di pubblicare le, le, ma in tutte le lingue le canzoni perché non. Certo. non c'è modo, Ma noi non abbiamo potere al riguardo posso dire una cosa in realtà per chi guarda per chi è fan di Hazbin, per chi ha creato questo come si dice, questo mondo e questo, in realtà questo, questa serie evento con il proprio supporto per la serie guardando i video su Youtube creando eh, roba, che ne so, fumetti guardando tutte le robe fan made anche ehm, è grazie a voi se questo prodotto è stato curato così tanto, perché per fortuna uh, ad, a, uh, ad, ad Amazon, uh, su Prime Video, cioè come dice l'emittente Prime Video, ha avuto uh, l'accortezza di dire: beh, ci sono tutte queste persone che supportano il progetto. Il video su, il pilot su YouTube ha 90 milioni di visualizzazioni, tutti lo amano. Tutti lo vogliono, c'è anche un interesse per il doppiaggio, addirittura c'erano un sacco di fandab su YouTube e c'era proprio anche un hype per questi, per questi doppiaggi. E quindi loro hanno detto: Beh, allora dobbiamo farlo bene. Cioè è stata è una conseguenza, capito? Quindi. Eh, siete stati voi, Siete stati siamo stati, voi, stati noi, che siamo fan. Anche io ero tra di voi, io tifavo, ho sempre tifato per Asbino Hotel. Da quando è uscito il pilot, io seguo Vivian Medrano su Patreon, è un'ossessione un per me il suo lavoro, cioè io la adoro, per me è unica nel suo genere, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, io la, la adoro e. Spero un giorno di poterle soltanto stringere la mano e dirle grazie di aver creato questo universo per tutti noi, ci hai dato una casa anche a noi creando l'Asbin Hotel, fa facendoci sentire meno soli, eh, meno outsider, meno outcast della società, eh, e facendoci anche perdonare noi stessi in un certo senso per essere così, anzi, creando un'intera un community, un mondo, un universo a parte su Internet, no? Assolutamente, ma infatti la potenza di questo mezzo poi, eh, che sono i social media, è sorprendente perché a volte ci stupiamo di quanto possa fare del male, ma a volte, quando viene usato, cioè alla fine lo strumento, come si dice, non è mai il problema, ma sempre il modo in cui si usa. Quando viene usato invece, per, eh, per esempio, per questi progetti, per essere creativi, per l'arte, per condividere qualcosa che magari non sappiamo che, ha, che accomuna tantissimi di noi, diventa veramente un tantam straordinario, come nel caso di questa serie, che veramente si è. Si è fatta da sola in un certo senso, l'ha tirata su questa ragazza che ha aperto il suo canale YouTube 10-15 anni fa quando è stato animatrice, e praticamente ha, e si è connessa mondialmente in maniera internazionale nel tempo a tantissime anime, a tantissime persone che condividono quella sua stessa visione, questo stesso mondo, e, come hai detto tu, bellissima questa cosa che hai detto, eh, ci ha fatto sentire a casa in un certo senso. E... Ci ha dato una casa e veramente bello come tutto questo stia prendendo vita poi attraverso i social media ed è bello come poi le piattaforme le più intelligenti, magari le più lungimiranti come una Prime Video vedano, diciamo, chiaramente stiamo parlando anche di industria, quindi vedano anche del profitto, eh, ma eh, diciamo diciamo, non blocchino determinati prodotti eh, solo per un modo di concepire il prodotto editoriale di una piattaforma oppure l'altra, ma invece si rendano conto di quanto sia importante la voce proprio degli spettatori. Quindi assolutamente sì, tra l'altro negli ultimi anni, prima facevate il discorso riguardo a pubblico che esige, ehm, esigete di più anche dal nostro lavoro, io penso che negli ultimi anni eh, si stiano diventando, il pubblico stia diventando sempre più educato al riguardo, sempre più attento a un ore orecchio sempre più attento eh, e Vero. diventano sempre più esigenti, puntigliosi, infatti io mi sono stupita perché anche i miei, diciamo, la mia community è molto molto attenta al doppiaggio a come vengono per, perché molti sono anche come voi tre appunto che ascoltano tantissimo i prodotti in originale quindi sono anche molto bacchettoni diciamo con, con la resa nel doppiaggio devo dire che su asbin hotel mh, le, le perplessità sono state praticamente nulle e non che mi bello. era mai capitato di, di sentire eh, anche dai, dai più accaniti che di solito mi dicono guardatelo in originale di invece di ricevere dei feedback dicendo guardatelo in italiano mi hanno detto Detto, perché è, è assolutamente la soddisfazione è più grande mi ha veramente colpito questo quest aspetto Allora, c'è con... una super super chat. Oh, mi infilo, infilo. Wow, eh, aspetta, dovevi farla introdurre a rossa, però è lei che eh. eh. eh, trova un link, Violetta Violetta, toglila un attimo, e rossa ce, introduce ah, eh. e eh. ce la introduce con un link la mettiamo <ride> è tutto super in questa, in questa serie, è vero? È fino. Persino la donazione di Matt, che Eccolo ci dice: Salve, <ride> ringrazio per tutte le energie spese nel doppiare la serie. Oh. Si percepisce tutta la vostra passione. Grazie. Che bella, Ho anche il disegnato anche per un compito di discipline pittoriche. La prova eh, sì. Comunque, l'altro giorno eh, torna mia sorella. A parte, grazie da morire per questa super chat. L'altro giorno eh, torna mia sorella a casa, stato dai miei, eh, e fa. Ah, Riccardo, la mia professoressa ti fa i complimenti per altri <ride> la Io la conosco, la sua <ride> Davvero? professoressa. Davvero? Assolutamente ah, sì! -da -da. Signore. Sì, eh. cioè, poi ti, poi e te la ne parlerò. Me la immagino sempre, che ne so, una professoressa grande. Alla mia età, alla Però, mia età del è... 30 anni. Capito? Nel senso non è, non è più vero, perché io ormai la professoressa, me, me la ricordo che io bambina, quindi la professoressa per me è super grande, anche la più giovane mi sembra super grande, Ma però in realtà adesso, adesso le professoresse più. hanno l'età cioè nostra. di più. Nel senso io, tu sei più giovane in realtà, anche però... all'epoca, comunque vorrei dirti. Eh no, appunto, sì. però sai, quando tu sei piccolo li percepisci super grandi sì. comunque, no? E invece effettivamente oggi abbiamo l'età delle professoresse. Sì, però io, io sicuramente... Io ti, ti dirò di più, cioè in realtà non ha età il target di... Cioè non c'è un target per altri hotel, perché al, al Nergio di Bologna mi, mi sono arrivati pad eh, figlio e madre... Molto grande anche in là con l'età che mi ha detto: Io sono felicissima di questa serie, mi è piaciuta tantissimo. Eh, cioè, e sono venuti fino a là soltanto per dirmelo. Cioè, ed è strano, sento anche di tanti ragazzi che dicono: eh, Io eh, non so se dirlo ai miei genitori. Poi glielo dicono magari e sono fomentatissimi i genitori, perché magari sono già millennial, perché magari sono comunque di una generazione abbastanza. In giovane, da, da comprendere, da apprezzare, eh, molti invece boomer, queste etichette le odio, ehm, non, magari non apprezzano, magari sono particolarmente credenti, magari non amano le parolacce, sono cresciuti in un'altra epoca, però in realtà cioè io sento solo veramente amore. E mi sembra che sia per tutti questa serie, veramente a parte per i, ovviamente per i più piccolini, che è no, eh, troppo volgare, magari vediamo. No. <ride> Però eh, no, ma perché comunque a parte: cioè nel senso, beh, io dicevo anche ah, pensateci prima di mettere i bambini che assorbono tutto davanti a Sbigotel, più che altro perché poi vi ripetono eh, tutte le diciamo parolacce della, della serie. Quindi magari da genitori non lo volete, più che i bambini non c'è qualche, sì, che... qualche madre che mi ha scritto che loro si ascoltano le canzoni in casa. Oddio, è? È... No, no, è, posso... è Lascia... presente quando prima di iniziare la live ti dicevo che il computer di Violetta ha preso possesso di qualunque cosa. Adatto, e... cose. Oh, no. Esatto, c'è qualcosa da... che a volte metto le mani e, e compaiono cose. Compaiono questo dell'ok no. non lo so gestire, compare da solo. Però questo lo so gestire, guardate. Me lo fa. Ale. <ride> <Eccolo>. <ride> È una maga! Forse ma ah, ma devi fare così per il mi piace. Eh, eh però te... no! No! Quando lo fa. Ecco, eh, no! È. Vabbè, è niente! <ride> cioè, non so <ride> cosa! seduto Post seduto No, qualche, madre, dicevo, qualche madre mi ha scritto dicendo ah, mi ascolto sempre le canzoni in casa mio, mio figlio però ha cominciato a dire sei, una, sei un passivello da bordello ecco qua la merda, mangiamo la merda insieme mangiamo bambina. la merda insieme sì. No, che vengono spezzati bene prima che, poi eh, mi diceva che il bambino magari cantava la canzone con lei quindi la figlia di Edoardo Stoppacciaro, il doppiatore di, di Serpentius l'unica canzone che lui gli ha fatto sentire è quella che canta anche lui che è ehm, it starts with sorry no se chiedi scusa però lui blocca prima di poter sentire le, le parolacce perché subito dopo la canzone arriva Nifty che fa questa canzone fa che eh. <ride> che poi capirai che la dice un ragazzino, una ragazzina, subito capito? C ha, c ho capito. Poi c'è tipo quattro anni, tre anni, eh. capito? Quindi proprio piccina e eh, non è il caso, ecco. No, per quello dico, magari non hai, tassi, non, non hai età soprattutto per i più grandi, no? I esatto, grandi, grandissimi. esatto, chiariamo. E, diciamo, finché i bambini non mettono quel filtro per cui capiscono che certe cose è il caso di ripeterle, certe cose che, no, magari lì un attimo di attenzione in più, <ride> perché se no sfugge di mano la, la Uno cosa. Uno che nella chat ha commentato eh, il fatto che ha visto tipo, invece con la madre Saltburn e quindi Asbi hotel è stato tipo una passeggiata, no? E mi è venuto in mente... <ride> Beh, mi è venuto in mente la cosa assurda in questo periodo è che io ho doppiato sia Admin Hotel che Saltburn e sono stati mm. i titoli un po' del momento. Diciamolo a chi non lo sa, in chat che personaggio hai fatto. Effettivamente ah. mi scordo di, fare, di essere più preciso. Praticamente, in Saltburn ho fatto un personaggio che si chiama Farley. Che è, eh, diciamo una sorta di, è, un ragazzo che eh, il protagonista Oliver conosce a scuola e hanno un rapporto un po' conflittuale. Farli un po' lo bullizza, diciamo così, ma perché in realtà vede in lui qualcosa che non va e dice, e cerca di dire a tutti: guardate, che questo non me la racconta, giusta, cioè ha questo sentimento per tutto il film. Eh, il, il rapporto tra di loro è un po' questo, non vado oltre per chi non l'ha visto. Fatto sta che la cosa assurda è che io ho doppiato sia Saltburn che Advin Hotel e Saltburn tecnicamente è un prodotto veramente un po' di massa, un po' per tutti. Cioè, Advin Hotel comunque è una nicchia, no? Non so come dire. Ehm, eppure, il riscontro che ho avuto. Lo, era, sì. lo era. Il, riscontro, il riscontro che ho avuto da AdBnHotel, ehm, cioè quello, quello che ho avuto per Saltburn non è neanche un'unghia di quello che ho avuto per Advin Hotel è una cosa incredibile. Però, secondo me, è proprio per il discorso, e mi ricollego a quello che diceva prima Giulia. Che è vero che in un cartone animato tu ti affezioni di più alla voce che senti, perché quando vedi il film vedi gli attori e quindi pensi agli attori, non pensi alla voce capito che senti, eh che sì. magari è, è una sostituzione di una voce che um, serve a portare a un pubblico in una lingua diversa quel film. Invece, Nazmin Hotel, come diciamo spesso io in rossa, alla fine sì, il personaggio era un disegno, ma noi gli abbiamo dato vita, cioè gli abbiamo dato una è carne. Una carne. No? Quindi la gente ovviamente è, è molto interessata al dietro le quinte di questa cosa, perché è come se fossimo un po' i personaggi, diciamo che fossimo un po' gli attori di questa, di questa serie. Questa e questa cosa è, secondo me, un po' li incarniamo un pochino. Mi eh, po <ride> <è interessante ride> po no. assicuro che questa cosa, per esempio, adesso quando magari arriviamo con Giulia che ha tutte le domande del pubblico, ecco, una domanda perché che non ho dice. Un sacco di domande stiamo. No No, no, però vabbè, se cominciate già a rispondere, nel senso, uh, non è non, mica un problema. No, però ho notato che effettivamente molto spesso eh, io gliel'ho messa una volta sola giù, gliel'ho raccolta una volta sola questa domanda dal box, però mh, vedo che molto spesso mh, è come se ci fosse un desiderio da parte del pubblico di capire quanto di voi, cioè quanto dei personaggi c'è in voi, quasi come uh, se ci fosse un desiderio di immaginare questi personaggi disegnati come reali, come se avesse il pubblico avesse bisogno di sapere che esistono davvero, come che ci sono, sono davvero. Credo e quindi fanno continuamente queste domande che riguardano il Ma eh, quanto Riccardo si rivede in questo, in quest'altro, quanto rossa ha sentito questa cosa, questa è molto molto ripetuta. Molto molto spesso chiedono, chiedono di questi aspetti, vogliono sapere quanto siete reali, quanto li avete resi reali, quanto avete. Spinto, no? tra recitato, diciamo, tra virgolette, e cercando di assottigliare in qualche modo la vostra professione e di eh, capire. Quanto si può unire poi ai personaggi che, che avete interpretato? Anzi, tra poco ce lo dite visto che insisto tanto. Scusate, ho cioè 25 vai, super. chat <ride> Un vai, attimo vai. per, per sciorinare. Allora, Remo, grazie della super chat. Remo ci dice: Aspettiamo il doppiaggio di Hello my Boss. Di speriamo, Rosa. speriamo. Sto facendo i miei magheggi. Un pazienza ma quando sono... le ali ho detto <ride> finalmente il mondo piegherò <ride> sappiate eh. che ho un, una distanza eh, sapete la, le regole della delle, dei sei gradi di distanza no? di tra il co di collegamento tra le persone la mia distanza è di due gradi quindi vuol dire che sono veramente veramente, veramente lì incina. speriamo mandate all'universo questo messaggio <ride> doppiamo oh, I love a boss in modo ufficiale insieme al pilot mandate questo messaggio ragazzi arrivando fantastico. lo sento Dai, no, infatti poi cioè, io, io fatto, eh, me, sono certa che secondo... arriverà bello bello Sentito che va detto, quindi mettete in tasca questa informazione e cominciate a mandare vibrazioni. <ride> a <ride> allora, Ettore invece mi fa una domanda, ci brucia tutte le domande che abbiamo raccolto. Ma va bene così. Allora, grazie mille, intanto della super chat, Ettore. Allora, chiede: l'adattamento di tutti Come i no. brani da performer e adattatore di musical è un capolavoro. Come avete affrontato il processo? Siete ispirazione pura, grazie. Questo è completo. Allora prima di tutto, <ride> fichissimo che sei un performer eh, e adattatore di musical, adoro. Wow. Io sono appassionatissimo. e In realtà cerco di fare questo. E quindi, ovviamente, insomma, non da performer, ma da adatta adattatrice. <ride> sono molto, insomma, mi, mi, mi emoziona che lo dici. Che lo dici. E, e non so, cioè, questa cosa è meravigliosa. L'altro giorno parlavo proprio anche con un altro performer di musical e. Eh, tutti quelli dell'ambiente musical hanno apprezzato tantissimo gli adattamenti fatti e infatti, questo mi, mi, mi riempie il cuore. È il più io, grande complimento più grande che complimento si può che ricevere perché veramente di solito vengono disprezzati i musical quando vengono eh, adattati. Io avevo, io avevo questo sogno di, di riuscire a lavorare a un vero e proprio musical da quando mia madre e Nanni Baldini hanno lavorato al Fantasma dell'Opera e io li ho visti in atto. Proprio attuare questa cosa per sei mesi lì con il pianoforte, che cercavano le soluzioni, tra l'altro di un musical di una difficoltà, il fantasma dell'opera immensa. Oh, e poi, per carità, io. Io sono innamorata di quella versione pur amando l'originale tantissimo. Io ancora per me la migliore carlotta che sia mai esistita per me, è mia madre che fa carlotta nel film del fantasma dell'opera. diciamolo chi è la tua mamma per chi non lo sa. Fiamma Izzo, fiamma Izzo seguite certo. la seguitela sui social che non vuole che Oreste Baldini la superi con i follower. quindi <ride> Io non lo sapevo questa cosa! Vieni a S saperlo, mettivene anche il suo link qua sotto. <ride> io sui, sui social su Instagram, Fiam fiamma Izzo. La eh. è facile. <ride> e lei diceva no, perché adesso che parli sempre di Oreste nelle, nelle live? Adesso c'è quasi più follower di me. E a proposito, Oreste Baldini non è soltanto un grandissimo adattatore, attore, un grandissimo artista, ma è uno scultore, un pittore straordinario. Se volete, se volete vedere, Anche lui ha un Instagram, artista, se lo seguite, è quello, cioè nel senso è improntato su è un, quello. Lui fa vedere le sue opere. È, eh, guarda, tuttore. è uno scultore molto importante in realtà, um, cioè comunque è, è, è riconosciuto, cioè ci, sono sta, ci sono dei baldini in giro per l'Italia. Io ne ho uno in casa che lo benedisco, che tra l'altro l'ho ereditato, quindi è stato è incredibile. È un artista incredibile, seguito, perché le sue opere sono di una profondità, e una sensibilità e un amore che si, si riflette proprio il suo, il suo spirito eh, straordinario. Però e... anche il profilo Instagram di tua mamma, mica è da me. Se esatto. eh. eh, non no. troppo, facciamo incazzare per mamma. Per <ride> il profilo <ride> di Tom è giusto quel. Più avanti di, di quello di Oreste, <ride> se posso, forse quei 100 follower in più <ride> no, è, belli okay, è bellissimo. Seguitela, è molto. <ride> dopo andiamo anche noi a Susa, totale. Comunque, no, cioè, no, il, la, la processo... una cosa nuova. Non lo sapevo, ah, non avevo idea di questo lato da scultore da pittore interessantissimo. Andrò a vedere dopo. Cosa, che cosa crea, però, chiaramente tu che sei di Roma. E, che ama, eh. di Roma Oreste sì. Per esempio, ha fatto una bellissima mostra a Villa Giulia, ah, eh, no. che mi sa che c'è cioè, qualcosa di permanente rimasto, mi sa là. Ma ha anche ah, fatto delle chiese, cioè ci sono delle chiese sì. con le sue opere. È, è una cosa ah, incredibile, ha fatto sceneggiature, scen scenografie incredibili, è poco conosciuto perché è comunque un mondo di nicchia, quello del, eh, degli sculture. artisti e degli scultori italiani. Eh, però lui, tra l'altro, sc eh, fa sculture col bronzo, che sono ancora più rare. Eh, è veramente straordinario, ragazzi. Cioè, io non, non lo dico per portare acqua al suo mulino, cioè, io, a me emoziona tantissimo. Sta, stava preparando una mostra sui galli, eh, sul, eh, è una cosa incredibile, vi giuro. No, vabbè, questa cosa è straordinaria, veramente non avevo idea. Cioè, è quasi il doppiaggio sembra quasi un hobby per lui, sì, è per che lui sì la cosa è. che fa ridere è che lui dice sempre: cioè lui fa sempre riferimenti alla scultura quando si sta al lavoro. Sì, è vero. Spesso ti dice, ah, io ehm, sto scolpendo questo persona. Cioè, ti, ti fa dei riferimenti del genere, e poi a volte usa proprio dei termini mh, tipo tecnici di scultura, perché e poi sì. dice: o di pittura. Pittura, me la devi fare ecco. più acrilica meno, ah, meno sì, acquarellata sì. Adesso, più acrilica, più acrilica, la più acrilica così. Oh, okay. sì. e poi come, la pre come no. le prendete queste indicazioni cioè, ormai allora, avete imparato a tradurle ma... assolutamente sì e ti racconto allora questa cosa divertente Vai. io con Oreste di recente, cioè il, il primo film che ho fatto con Oreste è stato una cosa abbastanza recentemente è stato eh, Fidanzata in affitto quel film con Jennifer Lawrence yeah. con quelle scene sì. di Nudo no? non l'ho visto facevo... però ho capito io facevo il protagonista maschile e lui insomma eh, mi aveva chiamato e, e quindi ho avuto il piacere di lavorare con lui, diciamo per la prima volta, su una cosa un po' più grossa. Mi era capitato in delle serie tv. E praticamente lui all'inizio mi ha spaesato perché cioè, vai al lavoro con Oreste e ti comincia a dire: No, fammela più forte, fa no, ma devi fare un po' più così perché ehm, lo senti lui fa. Devi farmela. Cioè, e tu dici: Che cosa stai dicendo? Cioè, tipo, eh, sì, sì, sì. Scusate, ma quindi è la Vanoni? Mi stavi dicendo che è la Valonia, però è fatto un sì, Lui ha questo modo di comunicare e di spiegarti il personaggio che è geniale ed è un flusso di pensieri. Sempre lui entra in sala, ti prende, fai allora devi fare così perché ho bisogno di sentire quella. Perché tu la vedi, dice questa è bellissima, è una donna meravigliosa, e quindi tu dici: sei tutto così e allora devi fare. <susurra> e devi dire ma me la devo appare alla fine perché la se no la, la devi appare alla fine perché se <susurra> no non viene bella critica e musola <susurra> eh, oppure c'era la scena drammatica che mi faceva se tu serissimo io faccio la scena e mi fa quando tu sei arrabbiato, la battuta è come un coltello che va dritto nella carne, se me lo metti un po' così storto non entra nella carne. Eh, vabbè, vabbè, eh, cioè, eh, Fala bene. <ride> cioè, questo modo di parlare, in realtà se tu fai attenzione e eh, capisci un po' il suo modo di parlare, il suo, il suo linguaggio, il suo codice, ti parlare, sì. Direi che lui sta dicendo delle cose di una genialità e di è una vero. artisticità incredibile. Um, sempre in realtà molto introspettive come cose, cioè um, scene come quella di Angel nel camerino, uh, oppure lo stesso film con Jennifer Lawrence, che in realtà poteva sembrare una, com una commedia, insomma, anche superficialotta, in realtà lui l'aveva trattata proprio con uh, tutti i suoi lati drammatici, li aveva trattati con estrema sensibilità, ehm, perché lui è proprio un animo dolce, sensibile e molto umano. Volta... Ed, è, ed è incredibile, quando comincia a entrare nella sua mente, a capire cosa intende e proprio per Tra me lavorare con Oreste è proprio un gare in ragione, ha sempre, ragione, ha ha sempre, sempre ragione, ragione lui. Tu pensi, magari tu da attore, spesso noi ci facciamo la nostra idea no? della scena, dell'intonazione del personaggio. E io, per esempio, sono stata eh, cresciuta con la tecnica, devi fare esattamente quello che senti, quello che senti proprio nell'orecchio, ok? okay. invece Oreste dice: Sì, lo so che in originale lei fa così. Ve lo traduco, non ve lo faccio in orestiano perché sennò diventa troppo completo. So, so che lei fa così, ma questo è un, è, un, è un consiglio, è un canovaccio da cui partire. Poi tu la devi tradurre nella tua lingua, nella tua interiorità, nella tua espressività e nella tua portare veramente la tua interpretazione. E questo ti re rende, anche quando non è animazione, dove è un po' tra mille virgolette più facile incarnare il personaggio, io vedo che quando Oreste mi dirige, io sono appiccicata al, al, all'attrice in un modo che di rado mi capita ma in, perché magari mi fa notare no qui devi alzare devi alzare il tono no qui mi devi seguire l'occhio qui mi devi fare la mossetta qui sei moscia così no e, e io mi sento infatti sempre un po' moscetta rispetto a quello che lui si aspetta perché seguo tanto l'originale che hanno dei modi magari un po' più delicati o un po' più morbidi e però mi piace da morire alla fine mi rivedo mi risento e dico aveva ragione lui io che pensavo che mi stesse dicendo una cavolata mannaggia non glielo posso rinfacciare ogni volta <ride> è così ogni volta è vero è grandissimo artista eh, quindi insomma mi pare di capire che per, per voi è un po' un maestro vero e proprio insomma a lo prendete molto come punto di riferimento mi no, piace molto il sempre. suo modo sì. Io cerco di non esagerare perché poi sembra veramente che, non lo so, che mi ha neutro. La leccata dei soldi. di culo <ride> <ride> è, vero, è, è vero, è vero. È vero e lui, per me eh, i direttori, forse che mi vengono subito in mente quando penso a quelli con cui mi piace lavorare, magari se chi si intende di doppiaggio li conosce, sono veramente Oreste. Fiamma e Claudio Razzi. Cioè, mi vengono subito in mente questi. Poi ce ne sono 3.000 altri. Certo, bravissimi. bravissimi Però devo dire che questi sono proprio sempre quelli che mi vengono in mente. Beh, io, per esempio, i miei maestri, i miei tre maestri, per me ah, facciamo che sono cinque: sono Oreste, Fiamma. Rossella Izzo mia zia ah, ehm, tantissimo lei mi ha insegnato lei è, che mi ha diretto in Shira le principesse guerriere tra l'altro io l'ho trovato molto bello anche quel doppiaggio e, e veramente mi ha fatto dare tutto non mi fa mai risparmiare neanche quando siamo stanchissimi né. non mi fa passare nulla mi dice sei troppo famosa sei troppo brava per fartela passare forza così. tantissimo così. Carlo Cosolo che mi ha insegnato tantissimo adesso Dai. esce Dune 2 eh, al cinema che ho fatto con lui eh, io non vedo l'ora di vederlo, mi sa che è già uscito ehm, ma anche mm? che personaggio hai fatto nel sequel di Dune? Eh. faccio eh, Florence Pugh che è la principessa Hyrulean eh, sì che non è la prima troppo... volta tra l'altro che dai la voce a Florence Pugh le faccio sì, anche con le detto... donne se non sbaglio sì anche in Oppenheimer ho, ho l'amore d'oro proprio per Oppenheimer ho fatto anche il mio film preferito uno dei miei film preferiti che io abbia mai doppiato che è Don't Worry Darling che è andato mm -hmm. molto male per i gossip che c'erano dietro ma io trovo uno che mm -hmm. sia uno dei film più femministi che abbia mai visto nella mia vita e di, di una forza incredibile poi vabbè ognuno ha i suoi gusti però forse lo vedo anche dall'ottica di un'attrice quella era una prova da attrice incredibile per me eh, ci sono dei, veramente dei, dei direttori appunto che mi hanno guidato così tanto che io me li porto nel cuore, Marco Mete con cui ho fatto Oppenheimer, è un genio. Cioè, però Oreste ha un modo diverso che non avevo Marco, mai cavolo. visto. Eh, vedi Poi il problema è che qua si comincia poi a fare, io magari capito, non ti viene in mente, però poi qua si comincia a fare una lista che non, Ciao, finisce, più. non Marco, finisce più. Marco ha fatto mia, il gatto con gli stivali, è una roba meravigliosa! Che bello bellissimo così. Allora io spero a questo punto, lunedì prossimo vado all'anteprima di Dune e spero a questo punto che sia una di quelle anteprime doppiate. Così io ti speriamo. No, ti troppo. Sono troppo curiosa. Io lo vedo martedì e sarà sicuramente doppiato Sarà sicuramente. tu, sicuro. Sicuro. Dai, fatemi sapere. Mi ha, mi ha detto Carlo che per lui è, sta, è, lui è un fissato della fantascienza e per lui è il più bel film di fantascienza che abbia mai visto. Eh, Giulia è una grandissima appassionata. Io, ho, io. Beh, non sono una figlia di Dune, no, ma Giulia se, sì. io ho letto tutta sì. la saga, quindi ti capisco benissimo. Oh, Guarda, io è, è stato uno dei miei romanzi della preadolescenza, infatti, l'ho letto a 12 anni quindi proprio si svalvola. E per me, ah, ok, benissimo, <ride> cioè, per me il primo Dune, immagino anche il secondo, è un miracolo. Non è un capolavoro, è un miracolo. È, è, vero. è vero, brava, brava Giulia, brava. Bravo. hai no, visto che si è un vi po' fatta veloce. perdonare che non le piacciono i musical dai, dai. <ride> assolutamente dai. sì ma io ti convincerò un giorno andiamo a Londra insieme a vedere, a vedere un bel musical Vengo andiamo mi insieme tutti in e quattro mi piace già questo Beh. viaggio ti piace? E ah, io trovo. vi dico cioè, questo viaggio ce lo paghiamo con la, almeno i biglietti per il musical, ce lo paghiamo con la donazione di Lele3D che in completamente fa una donazione Perché... scrivendo Lele, un di nuovo tu Lele guarda Lele, che non è la, la, volta, non è la prima volta Lele ci, volta, ci passa, Lele. le donazioni Lele, Lele, sei, Lele ma... Sei, ma sei, sei pazzo in senso buono, bello, ma buono, Lele, ma, ma fa ti facciamo un doppiaggio con tutti i soldi che ci stai dando in queste live, non lo so. Allora, uh, veramente adesso Grazie. quando venite, tu venite vi riunite tutti a Roma, che Giulia mi sta a Milano e voi non so dove siete collocati. Prendiamo Roma. la donazione di Lele e andiamo. Ok, tu sei già qui a Roma. Prendiamo donazione di Lele e andiamo a cena insieme. Cazzo, sì, insieme alla, alla, e delle Lele E mettiamo delle, delle storie con scritto sponsored by Lele 3D, Lele 3D. <ride> per forza, <La> <ride> <La Sì, la ride> non arriva la guardia Hdb. di finanza <ride> che dice: <ride> eh? no, <"S> <ride> sono stupefatta Grazie, ah, grazie. davvero, ci fai rossire tutti questa sera. Allora, 1992, invece, ci fa anche la super super chat e vi chiede qualcosa. Eh, perché, ah ok, questo è, per, questo è per te, ciao ragazzi, ieri sera io e i miei amici ci siamo trovati per fare un rewatchone tutti insieme, abbiamo cantato tutte le canzoni a scorcia cora, Ricky ti faccio una richiesta, mi, mi, fa, fa, mi fai un baffi miau miau alla Angel Dust? Beh, a questa super chat non posso non soddisfare la tua richiesta e l'unica cosa mi ricordate quella è la frase intera, a questo punto diciamo la tutta, non ricordo se lo sapete voi ragazzi Ma una cosa sulle righe di Cominciamo con il chat Dai chat, ditecelo Si è ruffato il pelo? Baffi, miau miau Dio ragazzi dai, Aiutateci Aiutateci Aiuto, aiuto da casa secondo me, casa. Secondo me lo, sapete, lo sapete secondo me lo sapete mentre ci pensate eccolo. io leggo anche eccolo è arrivato non ti piace eccolo. stare con me ok dai, dai 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 eccolo così allora era tipo aspetta cosa non ti piace stare con me baffi mia <ride> solo per te solo per te cioè, giusto era stato secondo sì stata solo per te allora, Roberta invece ci fa un'altra super, super, super chat. Grazie mille, grazie. Grazie mille Roberta. Grazie. Buona serata a voi. Credo che il successo di questa serie dimostri che, um, anche grazie ai social, se ci sono buone idee e talento nel realizzarle, le persone rispondono positivamente. Grazie, grazie. con un bel cuore pieno di brillanti. Grazie. Sei grazie perfettamente molto. allineata con noi, direi, Roberta. Quindi, grazie, grazie, grazie davvero. Ehm, allora, ragazzi. Andiamo avanti, non lo so. Cioè abbiamo già parlato di tantissime cose. Io c'è una cosa che voglio chiedere a Rossa, che non c'entra niente con Aspinotel, però ah. mi ha incuriosito moltissimo. Eh, perché tu hai scritto questa descrizione di te su, eh, su Instagram, sulla tua bio di Instagram, e hai scritto che sei una nerd e giocatrice di ruolo. Ti prego, sì. voglio sapere. Di, dimmi di più. Tell me more. Sono allora. di e lo devi scrivere sulla bio di Instagram. E non lo è sai? Se non lo scrivi senso. sulla bio di Instagram, non esiste. In <ride> realtà, io. Io ho una, ho una lunghissima storia di gioco di ruolo. Cioè, oggi gioco a, a Dungeon and Dragons, stiamo cominciando un po' ad approcciarci a Pathfinder, giocavamo alla 3.5 di Dungeon and Dragons, che ormai non gioca più nessuno, e abbiamo comprato, che ne sa, so, in fiera un bellissimo gioco che tra l'altro eh, sembra molto bello di due autori italiani che si chiama Yokai, eh, che vi permette di giocare i demoni giapponesi, sembra fichissimo. Ehm, e in realtà io inizio a 12 anni a giocare su Extreme Lot che era... È, un, è stata la, forse uno dei primi giochi da, eh, di ruolo play by chat eh, in Italia, che è una, in realtà il play by chat è una realtà molto molto piccina che in Italia ha avuto un grandissimo seguito non, nonostante la suo, il suo essere così di nicchia. C'è anche un grande portale che si chiama eh, GDR Online eh, su cui io mi sono sempre affacciata per poter trovare nuovi mondi dove giocare. Fondamentalmente se avete visto per esempio Sword Art Online eh, è esattamente come catapultarsi dentro un mondo, ma invece di avere il nerve gear, eh, si scrive e si interagisce tra persone scrivendo, addirittura il mio compagno Rocco l'ho conosciuto proprio così, scrivendo ci siamo innamorati, eh, come ci si sono innamorati i nostri personaggi e abbiamo cominciato a giocare al tavolo perché ci piaceva di più creare delle connessioni più vere insieme eh, anche perché il gioco di ruolo play by chat, come ogni cosa che è su internet è pieno di polemica, di drama inutile, che è un po' con la adolescenza ci siamo lasciati alle spalle, abbiamo anche gestito diversi giochi di ruolo noi stessi, tra cui il, quello che più a, abbiamo amato, che si chiamava Unbuild. E, e da quando giochiamo, adesso sto addirittura facendo io da master, lui è di solito il grandissimo master che ormai con cui giochiamo anche con Riccardo, ormai in realtà giochiamo tantissimo, ci vediamo una volta a settimana. E sì, e proprio... In realtà la nostra amicizia, diciamo quella più stretta, è nata quando abbiamo cominciato a giocare di ruolo Amicizio. io e Rossa insieme, cioè, è diventato è un appuntamento fisso una volta a settimana. Noi ci vediamo adesso. No, perché sono fuori Roma, però di base, se io sono a Roma, una volta, se... almeno una, a volte anche due, ci vediamo per giocare di ruolo, perché cioè, è, è diventato proprio un è così tanto una bella scusa per vedere i propri amici. Io ci gioco anche con altri gruppi, no, di miei amici, e qualche volta eh, è proprio. Una... come con noi. Sì, esatto, lo stai molto gelosa. E, come io sono geloso <ride> quando non gioca con me. E, sì. <ride> e, però, è proprio una bella scusa per vedersi con gli amici, giocare, passare del tempo insieme e scoprire un sacco di cose dei tuoi amici, perché comunque nei personaggi che creano c'è sempre qualcosa di loro. Ma tu giochi, tu giochi, Violetta? No, io sono molto affascinata. Per questo chiedevo quando ho visto questa, questa ero noi. curiosa vengo a giocare con voi volentieri perché sono molto affascinata ma non, ho, non mi è mai capitato non ho mai avuto occasione di, di approcciarmi al mondo di D&D in maniera diretta però sono sempre molto curiosa ogni volta che vedo che qualcuno gioca a qualcosa, faccio sempre domande per esempio ho scoperto ultimamente dell'esistenza dei LARP che non sapevo che cosa fossero e sono i giochi poi di, di ruolo dal, dal vivo e sono rimasta eh, stunnata devo dire perché cioè da una parte li trovo in una roba incredibile dall'altra li trovo una roba che immagino che sia super impegnativa Cognativa. Non lo so, no, come hai partecipato alle ah, no. Come no, come no? Forse un, sì, secondo me io non ho mai partecipato, secondo me? Io sì. Ah, sì. Ah, secondo sì, me sì. come primo step potresti provare a giocare di ruolo e se ti piace il l'ARP è solo come si dice è un step successivo, step di, successivo di, di medesimazione. Allora il fatto è questo, è che il l'ARP devi avere veramente un commitment. Totale. E invece la cosa bella di eh, quando sì. stai al tavolo c'è anche l'off game, quindi il commento tra amici, il commentare la scena che è successa. Invece nei LARP questo non si può fare, cioè io ho partecipato certo. a dei LARP eh, della Masquerade, di Vampire the Maschera il sistema di mm -hmm. gioco. Oh, e cioè, sì. Se io per 5 secondi non ero il mio personaggio, eh, non, cioè non si, no, eh, mi tagliavano un po' le gambe a quel punto. Quindi per me invece poter commentare eh, qualcosa con i miei amici, poter anche discutere. Per esempio, la scorsa sessione che purtroppo Riccardo non era presente, ma io ero master e ho sconvolto così tanto i giocatori che a un certo punto dicevo, oddio. Dimmi girare la testa, dice ho mal di pancia perché era successa una cosa molto drammatica. Okay. Io, a me è capitato di piangere per la morte di un PNG. Un personaggio non giocante. Dopo due anni di campagna che Rocco muoveva questo personaggio, interpretava questo personaggio non giocante. Io ho pianto come al funerale di un mio amico quando è morto perché viene anche posseduto un po' dai sentimenti della gente. Eh, cioè, non so se ti rendi conto che eh, eh, a me è successa la stessa cosa. Soprattutto vabbè poi ti racconto però. Stiamo parlando comunque di un personaggio che, eh, ai fatti, non ha nessun collegamento con la realtà. Non esiste, non, non è esiste. giocato da una persona, è solo un nome. A parte, che viene della nel... A parte della storia viene nominato dal narratore, che è il master, e, e, e viene interpretato dal master, che gli fa fare delle cose ed è parte integrante della storia. Ma ehm, la nostra mente è così tanto capace di astrarre e di creare, di credere in, que in queste storie che noi ci creiamo che alla fine è, è tutto vero per te è questa la magia del gioco di ruolo eh, alla fine non è tanto diverso da quando da piccolo anzi è la stessa cosa la da stessa quando cosa. giocavi con i tuoi amici e dicevi facciamo che io sono una principessa facciamo che io sono un drago è lo stesso gioco solo che ci sono dei diciamo delle regole per far sì che um, sai come vanno a finire le cose tu hai delle abilità e quindi sono, è come se semplicemente tu sei in un hai una sandbox enorme per giocare, ci sono giusto dei paletti per far sì che il tuo personaggio, magari se è un guerriero di, della nazione, che ne so, del nord. Che, eh, eh, non, se tu dici io voglio buttarmi da un dirupo e volare, e il Master ti dice: No, aspetta, questo non. Tu lo fai, caschi no, per terra e muori. Cioè, <ride> senza... <ride> <ride> Io vi dico che questo bonsai che mi ha regalato mi hanno regalato Riccardo e Jeanne, eh, si chiama Professor Jeanne, Moriarty. Oddio, hai tirato un nome a caso: Jeanne è la mia ex ragazza, vabbè, cose a caso. Con cui abbiamo iniziato a giocare. E, e, mh, questo albero si chiama Professor Moriarty come il PNG che quell'anno in cui ci hanno regalato questo bonsai eh, è morto in gioco. E oddio, quindi, è nato cioè, dalle tue lacrime il bonsai. Praticamente sì, che... lo nutro con quelle. Con... infatti, è l'unica pianta che riesco a tenere in vita, è incredibile, È <ride> molto drammatica! Però, questa pianta, questa cosa è incredibile. C'è una, una persona che ha scritto nella chat: Riccardo, aveva raccontato di Vanessa l'Alfa depressa una volta effettivamente <ride> ma che, che ridere che se lo ricorda. Però in un'altra live ne ho parlato del fatto che io, giocando a DD una volta giocando un personaggio ridicolo, cioè era comico, era un personaggio comico, si chiamava Vanessa l'Alfa depressa. Era questa Vanessa, cioè sì, era questa Vanessa, era questa elfa tutta blu, tipo eh, un'elfa, un eh, perché a volte gli elfi sono così collegati nel mondo di Forgotten Realms, che è l'ambientazione in cui si gioca di solito a DD. Gli elfi sono così legati al mondo eh, della natura e del mondo fatato, del Free si chiama, che a volte eh, rappresentano eh, qualcosa della natura. In questo caso, lei rappresentava la stagione dell'inverno. E quindi aveva tipo questi capelli bianchi, um, gli occhi color ghiaccio, così, ed era sempre triste, perché come l'inverno era, capito, era mogia, era mh, malinconica, e uh, praticamente uh, io però giocandoci, immaginate questa cosa, cioè di giocare questo personaggio per tipo magari cinque ore consecutive, all'inizio ti fai due risate... All'inizio è una cosa ridicola, all'inizio così. Sei depresso? Dopo, dopo un po' di fare il depresso, di fare... no, perché? Comunque è molto difficile per me così. Dopo che fai per quattro ore questa cosa, tu cominci a crederci così tanto che io mi ricordo che c'è stata una scena in cui lei eh, piangeva sempre, c'è stata una scena in cui lei eh, era completamente presa dalla tristezza di una situazione che non era veramente triste, era lei. Che vedeva tutto come triste, io mi sono messo a piangere, proprio mi sono cominciato a uscire le lacrime a dirotto perché ci stavo credendo così tanto che ho compreso anche me stesso, capito? E quindi ho scoperto delle cose della recitazione che non sapevo neanche come funzionare, cioè che non sapevo, capito? Io pensavo di non saper piangere a comando. Invece ho scoperto come ho scoperto. Beh, perché mobili. non è a comando, non è a comando. Eh, eh, però hai è è imparato, imparato a trovare quei canali che ti permettono di renderlo neanche a comando, ma vero, perché tu esatto. recuperi quel sentimento e lo riattivi, è come se accendessi una candela, no? Cioè. E in quel momento comincia a sciogliersi la, la cera perché ce l'hai già lì pronto. Io lo sento tantissimo anche per me questa cosa. Mi ricordo, abbiamo fatto, ma anche nel lavoro mi capita tantissimo. C'è cioè la famosissima scena di, di uscire le principesse guerriere, che anche fa, di cui abbiamo fatto anche il gender swap con Riccardo eh, Di Catra che, che cerca di riportare Adora alla vita, e io mi ricordo che. L'ho dovuta rifare più volte quella scena perché si indiozzavo mentre la facevo e non riuscivo a smettere. Infatti, a un certo punto, ho detto: scusate, devo uscire, vi prego, non so come fare. Perché io poi e non li so come spegnere. Veri... Sei è andata a prendere che... il bonsai, ovviamente. Eh, ovviamente. Eh, <ride> ovviamente. ringraziarlo un po', giusto? Esatto, c'è solo di lacrime, questo bonsai. Che poi la verità <ride> è che mh, attrici e attori che seguono il metodo come si dice, di recitazione quello per cui devi creare un personaggio immaginare un background eh, fanno praticamente il gioco di ruolo tant'è che Meryl Streep eh, che è un, vabbè, la mia attrice preferita però è come, è come dire che ne so, sì, sa esatto. come dire mi piace l'acqua so. <ride> sì, eh, però lei usa esattamente lo stesso esempio che vi ho detto prima, quello dei bambini cioè lei dice io semplicemente vado là ho creato, mi sono creato abbastanza, mi sono creata abbastanza background e so che cosa, com'è il mio personaggio. Che io vado lì e non è che penso a come farlo. Io sono quel personaggio e non ho dubbi. Certo, Infatti, Don durante il Diavolo Veste Prada è diventata famosa che lei non riusciva a interagire con Anne Hathaway e il, il resto del cast perché il suo personaggio non glielo permetteva. No, cioè non riusciva a entrare nella modalità Meryl a uscire e a dire no vabbè adesso socializziamo l'hanno fatto dopo il film perché non, per mantenere anche quella, quella parvenza che ha reso molto reale il film infatti cioè, si vede che Nathaway ha una, ri una riverenza nei confronti di Meryl Streep che è ovviamente vera anche perché era molto giovane all'epoca era una delle sue prime opere però è, è quello proprio che lei suscitava che teneva a distanza come il suo personaggio Certo, certo, assolutamente. Quindi, può... anche loro erano un po' in modalità LARP e noi in modalità DND, che puoi staccare esatto. e parlare con i tuoi colleghi, esatto. con i tuoi amici. esatto. Certo. <ride> ma visto che siamo entrati in questa tematica, io chiederei a Giulia di recuperare a questo punto, tanto stasera abbiamo un po', cioè tutta una, una cosa ordinata, abbiamo un po' pasticciato No, ma che? Ma cioè, non non è molto meglio, anzi, perché uno si prepara tutta la scaletta che dice chissà se ci saranno abbastanza cose di cui parlare, chissà, e invece un fiume in piena Con lui non c'è pericolo, siamo anche molto logorroici. Non è la prima volta, devo dire, siamo anche molto logorroici. Mamma mia, non sono, non sono <ride> Beh, no, però datevi un'occhiata cose posto. interessanti su Tra tematiche interessanti. È è perché, è cioè, è una è vero. È vero. In state è arricchendo vero. e sicuramente anche la chat lo pensa nello stesso modo, vista la grande partecipazione di questa sera. Però Giulia, a questo punto colleghiamo la domanda che avevano fatto dal, dal box, in cui una delle ultime forze, quando chiedevano, qualcuno chiedeva, visto che siete molto giocatori, se il personaggio sì. fosse una razza e classe, quale sarebbe? Parlava ah, io... dei vostri personaggi di Asbyn, chiaramente. Io, io l'ho già giocata, ragazzi. Eh, <ride> l'ho portata in una one shot ed era eh, al contrario di quello che ipotizzano molti. Eh, Charlie per me è un asino accaduto. L'Asimar è una creatura celestiale, un erede del, del, delle creature celestiali, quindi semiangelo angelo, però caduto. Quindi c'aveva questa cosa un po'. L'ho trovata perfetta questa razza, me l'ha trovata il mio ragazzo. Ho detto: No, vabbè, non può essere altrimenti. L'Asimar, il... cioè, la, la, mentre l'Asimar, tipo, nel mondo ovviamente di DD. Poi, quando si giocano adattate ad altre, cioè devi cambiare un po', magari, nel tuo immaginario sì, che cosa oh, vogliono tanto. dire queste cose. Però, nel mondo di DD, ah, eh, Forgotten Real, non sto parlando perché poi in realtà ci sono varie ambientazioni di DD. Molte. Fatto sta che sì, eh, um, è quella del film, per parlarci chiaro, se l'avete visto. Praticamente, l'Asimar è eh, come se fosse un essere umano che però è stato predestinato dai. Eh, dalle, Divinità o da. degli antenati. che ha degli antenati, sì, esatto. E, e, e praticamente ha uno scopo di. è come se fosse un mezzo angelo, ha uno scopo di portare il bene nel mondo, così. Caduto è che in realtà è come se avesse tradito queste. queste questa aspettativa, insomma, di, mm -hmm. di portare il bene, e cioè, abbia qualcosa di oscuro, ecco, diciamo. E infatti per rendere questa cosa di eh, Charlie demoniaca, le abbiamo dato eh, la classe di stregone eh, anima divina, che è una classe molto particolare, cioè appunto incarna veramente, secondo me, lo spirito di Charlie, che eh, è supporter sul campo, però ha anche delle grandissime abilità, anche di dare abilità ad altri. Eh, per esempio avevo, io avevo eh, Rasul con me. Nella giocata, Dazzle no, perché purtroppo spoiler lo perdiamo nell'ultima puntata. Non si, è, non si capisce ancora benissimo se è morto morto, oppure se visto che loro nascono da pupazzi, se non sbaglio animati da Lucifero, potrebbe essere che lo possa riportare in vita, ma io non credo perché è un Beh, sacrivo, oddio, addirittura non... c'è. È una cosa che non viene detta, però si viene vista: una narrazione silenziosa. Però eh, davanti all'hotel all c'è la statua. Eh, è come a commemorare la sua morte. È vero. Esatto. Cioè, infatti anche voi vi fate le teorie, diciamo. Ovvero è che non so... una idea, cioè. <ride> no, <cose. ride> sì. io, cioè tu non sai, io no, questa per me non è una teoria, cioè per me Lucifero arriva in soccorso di Charlie perché muore D'Azol. cioè quando canta okay. nella quinta puntata solitamente chiede un sacrificio, ma si vede D'Azol legato davanti a lui, io mm -hmm. ho detto, ah, aspetta. Aspetta i puntini. Oddio, i puntini. <ride> perché secondo me Lucifero non sarebbe non avrebbe saputo di quanto era in pericolo Charlie se non fosse morto Dazzle. ok perché sono un okay, po' lì a protezione. E quindi io Esti. sono convinta che sia così. Mi piace, secondo me ha perfettamente senso Beh, come teoria. Potrebbe essere che addirittura il fatto che adesso Lucifero si sia immischiato sarà un problema. Che magari esatto. lui all'inizio non voleva farlo, capito? Esatto, sì. E, sì, abbiamo parlato di altri pilotelli, incredibile. Tra le varie cose, wow, incredibile. Però, visto, però <ride> tu, tu non ci hai detto, eh, certo, non ci hai detto la tua classe. Io però ah la classe per Angel. Angel. Secondo me, Angel è un Vai. ladro. Ti direi: un ladro? E uff, un ladro. Io ce l'ho l'ipotesi, se la vuoi. La mia frase. <ride> sì, sto pensando. Per me a... Per me lui è un tricrin, prima di tutto, quindi una creatura insintoide, sì. perché è ha, più creatura che ha più braccia. che quindi è perfetto. Giusto. E lui, secondo Rocco, è un rogue arcane trickster. Ah, ecco, eh, non male. Arcane trickster è che fa delle piccole magie. Traducete per Ho, ho per tutta noi... la lista, ragazzi, ho tutta la lista guarda di tutte le va. classi. È arrivata, è arrivata no, pronta. No, veramente hai fatto questa cosa, ma non ci te posso lo credere. Te lo giuro, guarda. Cioè, che, Giulia, io ho capito io all'inizio pensavo che queste oh. fossero delle domande strane da fare loro, capito? Che dico, ma chissà che ci sì, che cosa, si cosa pensano di noi esatto? Ho, <ride> visto, cioè... ho visto Sir Pentus certo. UNT artefice, adoro, è sì. perfetto. Adesso te lo mando, te lo mando, <ride> <ride> bellissimo. Ragazzi, Ragazzi, perché, perché... Perché... Sai che cos'è? Secondo me, uh, Angel? Te ne dico un altro. Secondo me, Vai, non dai. È... Ar uh, Arcane Trickster eh, è Swash Buckler che è tipo il, il ladro. Che Bello. però combatte con la sua convinzione, la sua sicurezza e eh, si basa sulla sua persuasione. Secondo me è più questo. Io la mia prima ah, opzione era è. bardo del glamour, e cioè... Bello, <ride> però non lo vedo molto magico, capito? Lui è no. molto carismatico, per questo è più ladro, cioè Poi, rogue. Eh, Secondo me è, è anche ladro perché um, è molto tipo, cioè, proprio, hai visto che fa le acrobazie, e schiva le cose. Cioè, cioè, eh, viene visto spesso nel, esatto. nel cartone. Hai ah, capito? Cioè, sì, sì, però volevo eh... <ride> cioè, pensavo mettiamo in crisi ci diranno "Ma che c'è state a chiedere?". Invece. Questa è una merda. La cioè, delle grotte. Ah, ma mi chiedono, mi mi chiedono Alastor, Alastor ovviamente Alastor è razza umana. Stregone mente aberrante, cioè non perfetto, può essere altro. Anche voi che fate questa domanda, però potevate farne una più difficile. Cioè, <ride> spiego, mi spiego però il mente aberrante è colui che muove l'oscurità, eh, evoca le aberrazioni, ha i tentacoli. Ha proprio, è proprio perfetto. Io, infatti, lo gioco, faccio un Alastor nella campagna che stiamo facendo adesso con Riccardo, che è Paradiso Perduto 2, si chiama perché è il seguito del Paradiso Perduto di Milton e la, la vendetta del. L'inferno contro Dio, ispirata proprio ad Asvin Hotel. E eh, io faccio un Alastor che è proprio uno stregone mente aberrante, secondo me non può essere altrimenti. Fantastico. Ma tra l'altro, io ho notato che oltre, uh, cioè nella mia community c'hanno i loro preferiti, diciamo, di Asmin Hotel, uno su tutti è Angel, e poi ho visto un'ossessione uh, notevole anche proprio per il personaggio di Alastor, visto che l'avete nominato, e m, mi hanno chiesto tantissimo di parlare di anche, anche te, anche te, fantastico. <ride> No, io sono curiosa di questo perché Alastor, per il momento, io l'ho visto come un personaggio estremamente enigmatico, manipolatore, che tu ancora bene non capisci se manipola in fondo per il bene o in fondo per il male, e ha un collegamento anche lui di dipendenza di qualche tipo da un'entità che ancora non sappiamo non vediamo eccetera cosa che vi affascina tantissimo chiedo ai fan e quindi a questo punto a rossa eh, di Alastor ah, e mh, se avete a questo punto una teoria questo lo chiedo a tutte e due eh, perché, è dove... perché è ambiguo è ambigo, capace dici... di bene no. ma è capace di grande male quindi è estremamente affascinante Ok, questo. Beh, io eh, ragazzi, ehm, io venero Alastor, io sono votata Santa Alastor, come potete anche vedere dal mio, <ride> dal mio salvaschermo, eh, Al Santa Alastor <ride> è sempre con me. Il e se i Denan 2 l'avessero fatto con lui sarebbe stato decisamente migliore. Molto meglio. E, <ride> io credo che eh, Alastor sia il personaggio... Più umano di tutta la serie, nella, nella, nella versione più oscura, manipolatoria ed egoista dell'essere umano. E per questo ci affascina, perché è quell'essere che osa fare cose nel segreto più totale. Che noi magari abbiamo pensato con pensieri intrusivi che vorremmo a volte poter fare per vendicarci delle ingiustizie che subiamo perché lui, secondo me, sembra veramente una creatura che nonostante l'oscurità, nonostante il suo male, sembra costantemente avvolto in una sofferenza incredibile. Il sorriso di Alastor, esatto. la, la sua arma, è cucito. È fasullo, e per e quante volte noi nella vita dobbiamo metterci su un sorriso per poter sopportare delle situazioni difficili? Quante volte vorremmo poter dire: No, ok, adesso aspetto. Voglio avere la freddezza, la strategia per poter pensare sul lungo termine. E infatti, Alastor io non credo che sia buono o cattivo. Io credo che Alastor sia completamente schiavo di a se stesso. Lui vuole qualcosa, la brama così tanto la sua libertà che ha disposto a tutto e questo mi fa impazzire io ho creato in passato molti anni prima di Asbin Hotel un personaggio che era così che si chiama Finnigan eh, e trovo che l'oscurità tra l'altro ci affascina sempre, no? È il motivo per cui io che ne so io sono un'esperta di, di true crime, adoro eh, scoprire la, a livello antropologico che, come mai un serial killer può fare o non fare una cosa quali sono le scelte di un, criminali di certe persone per comprendere anche dei lati dell'umanità che, che anzi vengono talmente demonizzati che non si possono arrivare a studiare se non sì. sei un malato di mente tipo me sì. <ride> e, però ecco Alastor per me incarna, ecco brava Giulia cioè, criminal incarna, minds la, è stata la scuola come serie, cioè sono state le mie, le mie scuole elementari. Sì, per ma Mind Hunter l'hai visto? Ma stai Orca scherzando? L'ho doppiato, eh? l'ho doppiato. No! Me la prima stagione, sono io, lei sì, sì. davvero? Ah, vedi. Questo, no, questo merita un rewatch, allora merita assolutamente. No. Un Devo eh, dire, la cioè... vera fan di, di Alastor è rossa, quindi io qui non aggiungo niente, perché a, a me piace, però non, non ho questa passione onestamente, cioè, non, è, <ride> okay. non sono quei tipi di personaggi che mi attirano di solito, io eh... ho un personaggio che invece, cosa? Vai, vai, no, vai. no, io stavo dicendo, io anche ero curiosa di questa fascinazione per Alastor, perché anche io come te sono invece un po' più rifrattaria, però sono anche curiosa di sapere, no, perché sì, magari ha un mondo che... Conosco, ascoltando, rossa, ascoltando rossa a parlarne spesso Super ho capito, sì. ho, capito. <ride> ho capito qual è il punto però it's, it's not for me cioè, nel senso non tendo ad avere questa fascinazione così grande per questi tipi di personaggi anche, <ride> sì così, <ride> così tipo crudeli un po però un po edgy, però anche no perché sono pazzi cioè, non, so, non è tipo il mio tipo di personaggio la vera, il, un personaggio che invece mi affascina tantissimo che è la veramente imperscrutabile di Ashley e Nifty. È <ride> vero, io no, la amo. No, amo, per me è una magenta comunque, è una versione Spinta, di Ashley Nottall di magenta del Rocky Horror Picture Show. Io l'ho così. è incredibile. Poi la Io sua poi... fascinazione per eh, il sadomasochismo mi giuro mi fa morire dal ridere, cioè l'adoro la, la questa cosa di lei. Devo troppo... dire, ho un debole, <ride> eh, ho un debole <ride> per questi personaggi che sono completamente fuori di testa, sono anche palesemente problematici, cioè Nifty potenzialmente. È pericolosissima, è un'assassina. Cioè non, non ha nessun codice morale, è completamente off the rail. Tuttavia, cioè, la fascinazione che ho io è questi personaggi. Che però eh, per qualche motivo li trovi carini e, e dici sempre: oh, mi... <ride> cioè, quando riesci la a fare questa teoria su di lei, vai, rivelasela siccome su... è morta. Non voglio entrare nei, de nei dettagli perché secondo me lei è quella con il passato più terribile di tutti, è morta per perché è completamente dissociata. Quindi... E l'ho pensato soprattutto nella scena di quando la riprendono e lei si blocca. E secondo me lei ha, lei ha avuto un trauma potentissimo che c'entra veramente con la telecamera. Ho anche pensato, vabbè, lei è connessa ad Alastor e quindi non vuole far vedere che lei collabora con la televisione, no? che non gli piace. Però mi sembra così riduttivo. Secondo me lei la sua morte o comunque la sua vita è stata molto segnata dal fatto che magari è stata ripresa in momenti brutti, in situazioni molto, molto veramente agghiaccianti. Eh, è vero che lei c'ha tre spari addosso, lei c'ha tre segni di sangue, quindi probabilmente le hanno sparato. Eh, però secondo me lei ha un trauma terribile ed è per quello che è così comica, è così out there, è la più dissacrante di tutti i personaggi, ben più di un Adamo, eccetera, perché lo è in modo sottilissimo e, e però completamente comico, però veramente secondo me lei è quella che ha la storia più terribile di tutti, non vedo l'ora di scoprire se, se è qualcosa di legato a, alla telecamera. Sì, Beh, sarebbe molto interessante perché effettivamente il dettaglio che hai tirato fuori è è cruciale, devo dire che è l'unico momento in cui la vediamo disattivarsi praticamente quando l'occhio ah, certo. della telecamera è su di lei. Giulia, sono curiosa qual è stato il tuo il personaggio che ti ha colpito di più in As Hotel. Ma hanno risposto già loro due, perché sono i miei preferiti, sia ah, sì. Alastor che... Allora, Alastor Vita nifty spirito guida quindi sì. proprio sono loro è sì anche a me piacciono i personaggi cioè infatti dicevo: cioè, vabbè sì. ma nifty. hanno bruciato le risposte loro quindi va bene, sì, no, <ride> <no, ride> certo. ma no ma figurati, certo. <ride> devo, devo dire una cosa probabilmente se mi chiedessero cioè sinceramente io di solito rispondo nifty perché è anche una risposta che mi fa ridere però se mi chiedessero Qual è proprio il mio personaggio preferito? Ovviamente direi Angel. È però giusto. mi È il tuo, <ride> eh vabbè, però è, mi sembra molto di parte. il mio, che devo fare? Cioè, nel senso. No, è... Ma è, è giù, è io sono è anche è il benissimo. mio personaggio preferito. Eh, infatti persona persona. È perché è veramente scritto benissimo. Secondo me. Sono, io sono rimasto veramente soddisfatto. Perché, quando ho saputo che avrei doppiato Azbin mi ero andato a rivedere il Pilot. E l'angel del pilot non, era, non mi era piaciuto così tanto quanto quello della serie. Cioè, quello della serie mi piace tanto. Quello del pilot sì, era divertente, più. però non, eh, mi mancava l'umanità. Invece, qui era molto pesante. Sì, perché m, loro in Aspen comunque tendono a magari con alcuni personaggi più che con altri lei Vivian Medrano tende a raccontare anche delle cose, cioè ti prendi un po' eh, in contropiede, nel senso che tu ridi, loro ti fanno morire dalle risate, scherzano, dicono delle cose assurde, quindi ti diverti, ti diverti, ti diverti a bassi le tue difese in un certo senso, e poi zack, capito, tirano fuori magari dei momenti davvero strazianti, davvero dolorosi eh. di alcuni di questi personaggi. Uno su tutti, secondo me, è proprio Angel, che vanno ad approfondire molto. Tra l'altro, se non sbaglio, so che è uno dei personaggi preferiti dell'autrice stessa, secondo me, si capisce sì, proprio no, dal sì, modo, sì. dalla delicatezza e anche dal dolore con cui tratta insomma la, la sua storia. Una storia che è estremamente straziante e estremamente angosciante, perché devo dire che, nonostante i colori eh, eccetera di, questo, di questa serie d'animazione comunque le battute, gli scherzi il fatto che è estremamente dissacrante, che comunque anche Angel stesso eh, molto spesso risulta come un personaggio comico però poi quando va a toccare certe corde invece davvero riesce a centrare il punto di alcuni momenti estremamente angoscianti di quella che può essere una, rela una relazione tossica che poi è quella eh, che, che affronta il personaggio potrebbe dire che è un personaggio più importante. drammatico sì ma è anche molto bello perché rappresenta anche eh, la, la comunità sex worker, cioè che è una cosa che viene molto poco dipinta. Con non tanto viene mai di... rappresentata Ma è rappresentata comunque... così. così. E invece, io sono bene. molto felice perché eh, eh, io trovo che veramente ci sia troppo odio, troppa chiusura mentale eh, verso i sex worker e la loro professione e trovo che sia bellissimo che Vivian Medrano no, non ha dato solo un palco all'omosessualità, alla bisessualità le, la sessualità e l'essere aromantico anche di Alastor anche l'amore per il BDSM ma anche per i sex worker che è una cosa fondamentale, dobbiamo parlarne di più dobbiamo certo. renderlo normalizzato la cosa la bella è che è riuscita a fare secondo me è di parlare di sex working, perché comunque eh, Angel fa questo, eh, in, con, in un contesto brutto, quindi in realtà parla di una, una faccia negativa del sex working, però cosa succede? La, il, il modo in cui ci viene raccontata la sua professione, come lui ne è eh, assolutamente in... Cioè non so come adora, dire. adora sì, lui, quello che lui fa, a lui piace quello che fa in realtà, se poi eh, ha preso una piega Sbagliata, cioè la verità è questa è andato troppo esatto. oltre, però la serie non ti se tu leggi tra le righe, non ti comunica mai quello che fa Angel è sbagliato, ti mai. comunica Angel in una certo, brutta situazione. Se non gli piace in... farlo così, incatenato, eh, esatto, cioè non esatto. far gestire il proprio corpo come se fosse proprio, perché lo esatto. gestiscono gli altri, il suo corpo è quello che è bruttissimo. Quindi sì, è vero questa, è, vero. Pure, sì, è il sistema. <ride> Prima che uscissero cose strane sul mio schermo, è il sistema proprio uh, che, va, mm, che va rivisto, è il sistema gestito da uno squilibrio di potere così grande ecco. è una denuncia no, no. comunque sì. il personaggio ah, no. di Angel indubbiamente ah, invece volevo sì. parlare di una cosa che invece su TikTok dilaga, io comunque TikTok è una comunità a parte, a me mi fa stranissimo a volte <ride> ci sono delle discussioni su TikTok che io non vedo da nessun'altra parte, cioè tipo anche tipi di, eh, il modo di scrivere, forse perché anche sono, penso sia perché è eh, un target più basso, cioè sono ragazzi più giovani tipo um, una generazione forse più nuova nei, in, conf in confronto a che non so, Instagram, che è quello che è il social di riferimento per la mia generazione. Um, C'è un sacco di gente su TikTok, ma tanta, ragazzi, che si chiede se Angel è un maschio o una femmina. Tutti si chiedono questa cosa, ma a me mi fa ridere okay. come se, se fosse importante. No, a beh, parte. a parte che non ma è importante. Sai che è una cosa interessante? Eh, perché credo che ci sia molta, eh, cioè, credo che gli stereotipi e i cliché legati a determinati personaggi influiscano, possano influire anche su, su questa visione facevo una riflessione riguardo a Angel quando parlavo appunto sul mio canale di questa serie del fatto che noi in realtà il personaggio di Angel eh, lo conosciamo abbastanza bene, nel senso che lo vediamo anche relativamente di frequente nel, nella sì, rappresentazione viene... la cosa che fa un ribaltamento completo e quindi ci dà una prospettiva completamente diversa, è il fatto proprio che questa volta Angel è un ragazzo, è, è, è un maschio, è un uomo. E invece noi i personaggi come Angel di solito li vediamo sempre Perché, vero, raccontati mi... attraverso vediamo, i, sono i sempre femminili. Sempre. Sono sempre donne e soprattutto sono donne che vengono raccontate mai come protagoniste della loro storia, ma, ma sempre come, come, come oggetti e rimangono oggetti funzionali al character development magari dell'eroe maschile che la va a salvare. È vero, è vero. A cos'altro invece Angel non solo ribalta l'oggetto del desiderio che non è più il corpo femminile, ma il corpo maschile, dandoci un female gaze etero e un queer gaze fortissimi, che non vengono mai rappresentati. Ma Angel è anche un personaggio che ci racconta una storia completamente diversa eh, nonostante stiamo guardando qualcosa di quadri già visto in un certo senso invece no e lui però è protagonista della sua eh, storia non è cioè, solo un certo passivo, esatto. cioè non è che Diretta per esempio ne so, Ask è il protagonista e va a salvarlo non è così Esatto, esatto, lui è padro, è attivo, la differenza è quando raccontano questi personaggi al femminile sono, il 90% sono passivi, invece Angel è un personaggio attivo perché a un certo punto prende in mano, prende delle decisioni e muove lui stesso la storia. Mi Quindi, è, perché è verissima questa cosa e anche il fatto che Charlie, per esempio una cosa che io non ho mai visto, Charlie che si intromette, fa un casino sul set, cerca di salvarlo... E però non, non possono essere salvate queste persone, queste persone si devono salvare, sole, sì. devono riuscire ad avere la forza, a trovare la forza dentro di loro di prendere una posizione. Questo succede quando hai un eh, sistema dietro, una rete di protezione, di amicizia, di Qua cosa dice Charlie quando manda Ask a, a prendere Angel? Dice: Comunque adesso vado a, a, vado a scrivere 100 lettere sul non intromettersi, <ride> giusto? <ride> Che è anche quella una lezione importantissima. Quante volte ci siamo intromessi de dentro la vita dei nostri amici? O si sono loro intromessi nella nostra? Perché magari cioè, noi pensiamo di, voler, di poter fare di poter salvare quella persona, capito? Di poter essere era una cosa eh, rivoluzionaria sì. per come è stata sì, raccontata. Sì. Secondo me, tantissime in realtà. Io sono contento quando leggo questi commenti. Tipo, se, chi se si chiedono se Angela è maschio o femmina, perché quando l'ho interpretato io ci pensavo attivamente di dire io gli darò un'interpretazione, come si dice, assolutamente fluida, fluida cioè nel senso, ma non, ma non che volevo renderlo, che ne so, non binary che poi che cos'è che definirebbe esattamente che non, non binary dà dalla voce, niente. Però yeah. a parte, eh, esatto, ehm, però essendo un personaggio comunque che ha sia dei tratti eh, stereotipicamente femminili e dei tratti stereotipicamente maschili perché non metterli entrambi in un gran minestrone senza per forza dover sottolineare, che ne so, um, il fatto che sia un maschio, perché io poi ho questa voce così uh, un po' androgena in realtà, e quindi perché non sfruttarla? ho pensato, cioè il personaggio alla fine è anche questo, quindi... Certo, certo assolutamente. assolutamente. Eh. La forza del tuo personaggio eh, sta anche nel prendere... Diciamo quelli che sono eh, i tratti di genere più stereotipici no? che vengono assegnati e, e sono femminili e che noi consideriamo femminili o maschili, e proprio unirli in qualche modo, ma ehm, nonostante eh, prenda in prestito, in un certo senso, prestito tra mille virgolette, tutte queste caratteristiche che vengono di solito mh, stereotipicamente associate al femminile, è un personaggio ehm, estremamente validato e valorizzato tantissime tantissimo pubblico ama Angel quando invece molto spesso attraverso di solito un mail gaze piuttosto inconsapevole i personaggi maschili che prendono queste caratteristiche diventano motivo di essere um, Maltrattati o comunque derisi, eh, sval svalorizzati, svalutati, eccetera. Invece, Angela è una grandissima lezione di scrittura in questo senso perché è un'ottima, veramente un'ottima rappresentazione. Per quanto no, uno dice, oh, ma è un cartone animato! Eh, no, invece, poi, quando ti approcci a Asbin Hotel, ti rendi conto di quanto sia un prodotto davvero notevole al, e sì, quanto sia avanti. Questo, questo lo fa anche tanto Esa. Eh, Io trovo che l'ho già detto in altre lezioni. Live, ma io trovo che Vivian Medrano eh, abbia un, una dote particolare nello scrivere i personaggi maschili. Forse proprio perché io, per esempio, sono una giocatrice di ruolo che gioca spesso i maschi perché cerca sempre di fare qualcosa di molto diverso che nella vita io magari non posso essere, no, Fisicamente eh, e caratterialmente, o quello che è eh, un maschio canonico. Eh, e invece lei. Cioè io rivedo in me questa cosa che ha lei che scrive veramente i personaggi maschili con un tocco in più, secondo me, con una, un amore e un'attenzione un in più. Eh, e io lo trovo molto bello, molto poetico, il mo perché in realtà sì è vero, eh, magari noi donne non siamo eh, abbastanza rappresentate nel, eh, nel mondo cinematografico o dell'animazione, eccetera, però io trovo che con Angel Dust in particolare, lei, ha, per quanto lui si riconosca come personaggio... E in quanto uomo, cioè lui si riconosce in, come lui e come uomo. Eh, trovo che comunque Angela invece possa essere proprio veramente uno dei primi personaggi completamente fluidi, nel senso che tutti ci si sì. possono sì. sentire rappresentati. Allora, la, cosa, eh, la cosa incredibile è che um, in realtà i personaggi, cioè quello che dici tu, che magari Vivzi ha, è vero secondo me, che lei ha più un'anima... Che la porta a creare personaggi maschili più interessanti che femminili. Però in realtà questo ci dimostra che eh, non sono i personaggi femminili a essere vittima del male gaze nei film, nei media, ma anche quelli maschili. Cioè, nel senso, esatto. ovviamente eh, un, un personaggio maschile, magari se, eh, essere, se è scritto attraverso comunque dei concetti molto diciamo, diciamo così patriarcali, maschilisti, eh, deve arrivare a degli standard di questo maschilismo. che eh l'uomo come forte. Eh, un maschilismo un... tossico, certo. Tossico, chiaro, chiaro. E, e anche nelle piccole cose, in realtà. E mostrare un personaggio con le, in tutte le sue fragilità, in tutta la sua umanità, certo. magari può essere fatto proprio da un... Cioè, insomma, per esempio un femelguest da questo punto di vista può aiutare. E, e una cosa che, che, per esempio, invece se posso ricollegarmi, io e Ross giochiamo spesso a D&D insieme, quindi mi collego a questa cosa anzi più che spesso quasi sempre <ride> Quindi, ehm, lei gioca sempre personaggi quasi sempre personaggi maschili e io gioco quasi sempre personaggi femminili perché rossa ha una, come dice, un piacere a scrivere personaggi maschili e io ho più piacere a scrivere personaggi femminili e ehm, io per esempio una battaglia che proprio porto in modo privato in realtà nel mio privato perché quando gioco di ruolo però anche quando interpreto personaggi come Angel è proprio quella di Far vedere la forza nella femminilità. Perché la cosa che più mi dispiace è quando. Um, per esempio, quando un personaggio, donna, deve essere rappresentato in un modo forte o uh, fico, eh, viene reso Mascolinizzato. Cioè, e, e molta gente casca nel, casca, esatto, casca no. nel <ride> tranello di pensare che il maschilismo sia pensare che le donne. Sono meno, i maschi sono più e basta. No, in realtà il concetto è che il, la femminilità è meno e la mascolinità è più. Quindi una femmina mascolina è fica e forte, un maschio femminile è da deridere, come dicevi tu, Violet ah, sì. da ridere e prendere in giro. Quindi in realtà esatto. è la femminilità esatto. che sta negativamente, non la figura della donna. Esatto. Io però io ho intenzione di cambiare, cioè, io voglio, voglio imparare a scrivere un personaggio e a scegliere il sesso dopo. Perché secondo me questa è, se proprio lo devo scegliere. infatti sto cercando un po' con Mogs Chronicle, il progetto di David Chevalier che gioca eh, c'è su YouTube. Eh, io ho, ho cercato di portare dei personaggi un po' più ambigui: ho portato un personaggio gender fluid, ho portato eh, una ragazza che eh, però era un artefice, quindi una meccanica, che però non era mascolina. L'abbiamo giocata insieme, Ricky, Abigail, Strongarm, che Come non era mascolina, però aveva una forza femmini, puramente femminile di creazione, eh, che però se tu la rendevi maschio era uguale, cioè non, non cambiava niente. Io voglio, voglio, mi sto molto allenando a fare questa cosa perché trovo che sia un maschilismo interiorizzato, il in mio, una conseguenza del patriarcato sociale, no? eh, che appunto è eh, però l'eroe canonico, archetipico può essere solo un maschio. No. No, no, no. E uh -huh. questo io lo combatto tutte le volte. Adesso sto veramente imparando ad apprezzare eh, la scrittura in un altro modo dei personaggi, anche a interpretarli. Ma, anche in realtà anche il mio, cioè, la verità è che anche il mio magari è un po' un limite, perché per esempio io tendo a voler giocare più personaggi femminili perché probabilmente a un certo punto io ho avuto un rifiuto, dei personaggi maschili perché in tutti i media mi stavano sul cazzo, certo ah, certo. cioè, no. anche io mi stavano sulle vede, palle, anche negli anni. Personaggi maschili, tutte delle, diciamo, delle cose molto. Uh, de proprio degli stereotipi e dei, mm -hmm. degli schemi che mi, mi rappresentavano delle cose che nella vita mi hanno solo dato fastidio. E come si dice, io sempre, lo, sono sempre stato molto femminista e femminista non nel senso che la femminilità è meglio del maschilismo ma nella sua la concezione vita. insomma eh, esatto nell'equità adesso perché a questo nome molta gente lo usano per dire eh no femminile no. quindi, quindi paura. le femmine sono meglio <ride> 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 Però come realtà... se fosse una guerra dei sessi non è vero è uno smontare un sistema che va ad affliggere purtroppo anche il maschile yes. come ben spiegavi oh. assolutamente esatto. Che bello parlare di. Questo Ma questo vogliamo celebrare un po' di Super Chat? che li abbiamo? Vediamo che nel frattempo poverini. si sono triplicate. Rossa, e <ride> Super chat. chat? La prossima allora, volta ti vestire da Velina. La Super Chat? Sì, esatto. e Fa sia la bionda che la mora. Quindi facciamo metà capelli biondi, metà capelli mori. Così, così tanto per parlare di maschilismo, no? Stavo parlando di questi bellissimi discorsi che ho visto. No, oppure la fa rossa. Pure rossa. Faccio il velino. Eh? Credete? Oh, la, <ride> la pensa, che, pensa che il ribaltamento dei ruoli. <ride> il velino, capito? Perché due torti, quindi oggettificare due volte due tipi di coffee, è, è meglio. Eh, che allora, è... annulla l'oggettificazione. No, <ride> <ride> allora, abbiamo Francesca, velocissima, che ci lascia una mini super chat. Grazie oh, mille. Grazie. Così, non ci dice niente. Ci no. lascia solo sulla fiducia. Un pensiero, così, sulla fiducia. Paola che torna invece con una super chat e chiede, teoria, Velvet terza figlia ribelli Carmilla. Aiuto. Eh, <ride> ribelli no, di Carmilla. Allora, scusate, ribelle, sì. ribelle. No, io penso che, che Velvet in realtà sia la figlia adottiva di Vox e, Be e Valentino. Valent che eh, tra l'altro, ah, Birzi Pop ha confermato che la, re la relazione tra Valentino e Vox è una di, di quelle relazioni che di tira e molla, eh, che non stanno insieme, però stanno insieme. Eh, C'è tutta una roba strana fra di loro, no? Infatti, si vede anche in, in veleno, secondo me, questa cosa quando alla fine della canzone eh, Angel Dust si affaccia e vede Vox che parla con Valentino e. e, e percepisce che c'è qualcosa sotto che, di cui lui non fa parte, che non potrà mai avere, e allora dice: Muoio, è troppo il veleno. E anche se mi riempi, eh, non, non, non posso mai essere pieno del tuo veleno perché comunque non mi darai mai tutto te stesso perché tu sei di un'altra persona e fai finta di volere tutto da me e di avere e di darmi tutto quando non mi dai nulla. E quindi io vedo Velvet che sopporta sti due, che non li regge due minuti, eh, però che comunque sta insieme a loro perché sono questo trittico. Incredibile questo trio straordinario di, di stronzi oltre ogni misura. Io li adoro. Le tre sono non è male. Comunque, questo, questa idea, però, ci cioè, dai, divertente potrebbe essere. Forse è il motivo per cui Velvet si prende tutta questa confidenza con Carmilla. Può darsi. Penso. Però non mi sembra che lei la tratti, cioè, per com'è mamma Carmilla, penso che non permetterebbe mai a sua figlia di parlarle in, que in quel modo. E, e penso che la tratterebbe come sua figlia. Quindi adesso stai zitta, ne parliamo a casa. Eh sì, sì, è vero. È vero. E invece c'è proprio un odio verso Velvet della vecchia guardia: c'è cioè un odio si verso si da Car da Carmilla, si odiano come proprio nemiche giurate. Che bel personaggio, Carmilla, comunque, è veramente. Mamma mia. Sembra quasi messo in secondo piano, ma in realtà poi ha quel pezzo meraviglioso Il che canta, e no, no, no. risuona bag. con vaghi nel senso... Peraltro, in realtà anche l'altra mi piace tantissimo. Out, non of, non love, piace out più, of Love, Out for Love, mi piace tantissimo. In un'altra un vita mi sarebbe piaciuto doppiare Carmilla, proprio un personaggio che mi fa, mi fa impazzire. Anche ah, a me. Ti riquori, 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 prima che continuiamo con le super chat, visto che hai tirato fuori questo argomento, Giulia, tu hai una domanda sempre a riguardo, qualcuno vi chiedeva proprio questo. Eh, certo. sotto... Aveste... cioè aspetta che la trovo <ride> certo ce l'avevo proprio sotto gli occhi guarda eh, adesso te la dico era qualcuno allora, che chiedeva se avete se una frase o battuta preferita no, no. Aspetta. No, era un raggio quella... preferito a parte il vostro no perché abbiamo già risposto. No, prima. era tipo chi avreste doppiato se non aveste, cioè chi avreste voluto doppiare in alternativa al vostro personaggio? Dovrebbe essere una roba del genere. Allora, l'ha allora, detto varie volte. Rossa, non è, non <ride> sarà una sorpresa, ragazzi. Un sorriso vi salverà, <ride> sicuramente. <ride> e io, come ho già detto tante volte, nifty, se no, Carmilla. Camilla, okay, ok. Nifty sarebbe Io, stato molto divertente, dire... purtroppo una parte un po' piccola, magari, però insomma. <ride> io devo dire ma posso dire altro? che io non scambierei mai il mio personaggio cioè eh, la verità beh, è questa dai, eh, eh, dai. Ma però è ecco se, se il mondo fosse perfetto e anche una donna potesse doppiare un uomo e viceversa eh, Alastor, io, pensate che io quando canto Alastor quando canto le parti di Alastor io mi alleno perché un giorno lo voglio fare cioè voglio fare un fan dub di Alastor versione femminile eh, però devo dire che a me piace tantissimo anche Rosy Tantissimo, un personaggio che tra l'altro io trovo che Riccardo doppierebbe benissimo, non è un caso che l'ha doppiato sua madre. La mamma. Eh, sì. E eh, anche Lucifero, ragazzi, perché secondo me è divertentissimo come personaggio. Ci personaggio fa, vero. divertentissimo. Vero, vero. Ehm, va bene, andiamo avanti con le super chat. Vediamo un po'. Francesca, Francesca grazie, grazie mille della super chat. E, ok, lei chiede consigli per chi vuole entrare nel doppiaggio. Ho fatto l'Accademia ed è sempre stato un piccolo sogno. Siete meravigliosi, grazie per il vostro lavoro. Grazie. Vai, consigli allora, professionali. Io ti direi: non è un mondo facile, quindi insomma parti subito con questa idea. Io consiglio sempre a chi vuole fare doppiaggio, chi ha questa idea, di secondo me vederla in un in una visione un po' più ampia, cioè non ti inscatolare nel doppiaggio. È come se, Oddio. immagina, una persona che studia musical, quindi per studia per fare il performer, dice, no, io voglio fare solo, che ne so, i, i musical... Io voglio solo eh, cantare Wicked. Io voglio, voglio solo, solo cantare fare, no, eh, no, Wicked vedi, Wicked. Vedi. Oppure voglio solo lavorare in musical sul, sul palco e basta, quando invece per esempio eh, molta gente che fa performer eh, per lavorare, eh, magari fa anche che ne so, lavora ai villaggi turistici oppure lavora eh, nei, nei parchi nei parchi, cioè spessissimo in parchi tipo, come si dice, i parchi divertimenti ci sono dei performer incredibili perché è eh, lavoro, capito? Non so come dirti quindi eh, ti consiglio di avere una preparazione a, chi, a chiunque voglia fare questo lavoro, di esatto. prepararsi sì. a livello attoriale, cioè di fare l'attore cioè, quindi avere una preparazione di recitazione um, dizione è necessaria per doppiare quindi vabbè e se tu oltre a fare l'attore ti vuoi anche specializzare nel doppiaggio fallo così nel caso se capita hai anche quello per cominciare nel doppiaggio è un po' difficile eh, tendenzialmente bisogna presentarsi negli studi farsi conoscere all'inizio assistere pazienza, ragazzi, è, possibile. Eh, pazienza. è un po' di connessioni è un lavoro un po' strano non ci sono gli agenti come magari nel cinema, il cinema ha tutti altri <ride> ha tutti Altre altri. Altre dinamiche. Certo. Altre dinamiche ugualmente complicate, se posso, cioè, altri senso, problemi, non sì, non, sì. È, non è che sia tanto, tanto più aperto. Però, insomma, cioè nel senso che ogni mondo artistico ha le sue complicazioni. Tutti. Ma penso a ogni lavoro, nel senso che eh, se non hai eh... Soprattutto se non ti viene insegnato come iniziare effettivamente ad arrivare al leggio, non lo sai fare. Eh, non, oggi mi hanno fermato proprio, proprio oggi, ragazzi, stamattina mi hanno fermato due ragazzi che mi dicevano: io sono, noi siamo andati a un corso, abbiamo studiato recitazione, abbiamo studiato edizione, abbiamo studiato tutto, però non ci hanno detto. Come cavolo si fa a presentarsi, a fare networking si chiama, cioè a fare a, a connessioni, a conoscere persone, a cercare di inserirsi negli argomenti degli altri, sta, piazzarsi davanti agli stabilimenti, aspettare che escano i direttori? È molto difficile. Quello che io vi posso dire, io ho una rubrica eh, su eh, Instagram e TikTok che si chiama eh, Guida Intergalattica per Neodoppiatori che adesso al momento ha soltanto due eh, episodi, ma li arricchirò, ho già fatto una scaletta di tutti i video, perché ci tengo, che appunto sappiate veramente come funziona. È molto dura, e c'è tantissima competizione in quest'epoca, tutti vogliono fare i doppiatori. E per noi donne è ancora più difficile, perché ci sono molte più donne brave che uomini sì, bravi. È in tutti i lavori artistici spesso è spesso così, forse tranne il eh. cinema ci sono anche tanti ragazzi che si interessano. Tanto. Sì, una cosa che mi viene in mente da dire è, Mm, sicuramente in realtà ci sono anche delle società che, per esempio, spesso organizzano delle giornate di provini. Ah, per eh, esempio, quindi... scusate, ne approfitto. <coughs> ma la Pumice, eh, la Pumays 2, la società della mia, della mia famiglia, eh, adesso eh, farà un open day per i, i ragazzi molto molto giovani, quindi stiamo parlando veramente di, dai 6 ai 16 anni. Eh, farà un open day, vi dico subito quando. Eh, Mannaggia, l'avevo messo nelle mie storie, dovrebbe essere il 2 marzo se non sbaglio. Eh, quindi, che per chi abita a Roma, per chi è interessato, le, andate a vedervi le mie storie, perché ci sono gli open day anche dove si con un pagamento di un, ovviamente di, un, di, una, di una cifra per entrare perché è, un, è molto dispendioso per uno stabilimento, mettere a disposizione le sale, i direttori, gli insegnanti, ehm, si può entrare. Se non sbaglio, la FI, in questo caso la, la tassa di iscrizione è di 100 euro. Ehm, e po potete vedere anche come funziona, eh, e anche perché ci serve generazionale per questo l'età è così piccola è così bassa perché eh, siamo saturi... è facile. Eh, ci sono tantissimi esatto. bambini che hanno cominciato e, e siamo anche saturi siamo anche saturi dai dei 25 dai, 20, dai 22 23 ai, 20, ai 35 ce ne abbiamo una miriade quindi tantissimo. veramente tanti e quindi mm -hmm. considerate anche che è un periodo molto difficile quindi se volete cominciare a Or girare Esatto. Eh, attualmente non, non è, è questo lavoro, il momento in realtà forse perché ci sono lo sciopero in America degli attori no? quindi non arriva a niente cioè, e, cioè, e poi un'altra una un cosa importante è che bisogna assolutamente uh, sapere che se tu vuoi cominciare a fare doppiaggio se ti andrà bene io ho tanti amici che, come si dice, che ho conosciuto al lavoro perché all'inizio magari assistevano così e poi hanno cominciato però la gavetta Prevede che di solito cominciano a fare così, cioè questo te lo devi aspettare. Piccoli brusio ruoli. sono piccoli ruoli, eh, comparse, voci fuori campo. Il doppiaggio ha proprio. Non tutti eh, ne escono, eh. alcuni fanno così no. per sempre. Però ragazzi, cioè veramente i brusianti. Mh, è il, è il il a parte che non, non mi piace questa parola perché è sbagliata, però eh, le persone che lavorano principalmente nel brusio a volte ti salvano il film e sono come si dice, sono molto più Cioè, È un bravo. Un buon brusio si nota. è bello il film. E soprattutto, cioè nel senso è un lavoro di tutto rispetto, e c'è gente che fa brusio e basta e ci guadagna da vivere benissimo. Cioè proprio... E soprattutto cioè, se amate il doppiaggio, se volete fare il doppiaggio non significa che dovete arrivare a fare i protagonisti, ovviamente può essere frustrante non riuscirci, però non è per tutti i protagonisti come a Hollywood, non sono tutti i protagonisti, ci sono ah. attori straordinari che ci hanno fatto una carriera sui loro piccoli ruoli che io riconosco tantissimo, per esempio uno dei miei attori preferiti è l'attore di Rupert Giles di Buffy, la mazza vampiri che per una vita, eh, capisci, cioè io sono innamorata, <ride> e io lo adoro, e adesso tra l'altro ho fatto un film su Prime Video che si chiama Upgrade, è pure arrivato secondo in classifica ah, su Prime Video amica. Italia, che è molto non carino, dire. e lui, c'è lui doppiato dallo stesso doppiatore di, di Buffy che è Stefano Benassi, ma lui ha fatto sempre piccole cose in America, quindi è raro vederlo come primo attore, eppure è uno dei più grandi attori che io abbia mai visto, cioè per me è, è straordinario. Quindi, insomma, mettetevi anche un po' l'anima in pace se non diventate nel giro di dieci secondi i protagonisti o se non lo diventirete mai. Io ancora oggi faccio dei, dei, dei piccoli ruoli, mi chiamano anche per dieci righe, io ci vado volentieri perché noi calcoliamo con le righe anche quanto parla un personaggio, no? quanto le calcoliamo a livello di ogni 50 battute una riga. E, insomma, e poi non c'è soltanto il ruolo del doppiatore, ci sono gli adattatori, i traduttori, i fonici, eh, gli assistenti, i direttori, ci sono per tantissimi ruoli dentro il doppiaggio, se lo amate e lo volete fare per passione, perché vi appassiona tantissimo, potete fare i capi edizione, potete occuparvi della comunicazione tra clienti, non è detto che sia il fare il doppiatore l'unico modo per entrare nel doppiaggio, ci tengo a dirlo perché non siamo soltanto noi attori. Il, il ruolo principale, anzi, senza un buon direttore, un buon, un buona, una buona assisten un buon assistente, un buon fonico, il film non va al cinema. Quindi, certo, è anche un dato, lavoro no? mh, un po' come su un set, no, comunque esatto, di collaborazione, magari, sì. tutto quanto. Un piccolo una regno, diciamo, una squadra esatto, un team. Ok, quindi vabbè. Comunque, quello che dovete capire da tutto quello che vi hanno detto i ragazzi è rimboccatevi le maniche intanto esatto. e studiate, <ride> studiate, quindi, <ragazze>. studiate, studiate. <ride> Mi raccomando. Allora, domanda. Vai, domanda. Vai, vai. Solo sei un Sono super chat, però perché no? Scherzo, vai. <ride> no, no. No, ti posso dare un rotolino di scotch che ho preso in mano, vale? Cioè, so. tutto, tutto brodo. Ma io lo accetto, guarda. Non tu, lo prendo volentieri. Ospite rosa, non so se ho qui. No, Vabbè, ah, comunque, siamo sì. sorelle, non lo sapevamo. Giulia, ma tra l'altro, anche per un'altra cosa, sai perché ho visto gli occhi di Giulia guizzare quando hai detto una cosa in particolare. Guarda se c'ho ragione, vai. Uh, oh, devo aver colto una semi cheat del titolo della tua rubrica. Beh, vorrei ben vedere. <ride> vabbè, Questa è la mia prima cuore. edizione urania. Vorrei far notare: no, adesso due colonne, sorelle notare. in Cristo, ve lo dico. Cioè, eh, eh. Beh, beh, ragazzi, incredibile. <ride> Potevano notare in chat che è molto divertente perché voi due, Violetta e Riccardo, avete tutto un background molto, molto ordinato, mentre noi abbiamo questo disastro assurdo dietro di pupazzi e cose che amiamo, mi fa troppo ridere. Ci siamo incolonnati. Eh, siamo, un po', siamo un po' incolonnati. Siamo due, sì. due... due realtà, due aspetti realtà. della creatività. Era questa, e riguardava la guida intergalattica, era la, questa la, la domanda la... che volevi <ride> fare. Okay, sì, lo sì, sapevo. Sì, sì. sapevo, lo sapevo sì, sì. però. Eh, Ho ecco, visto adoro. il guizzo, Violetta. Ho visto <ride> il luccichio <ride> nei tuoi occhi quando lei ha detto guida. <ride> <che anch> io <ride> l'avevo <ride> notato <ride> Quindi, <io> proprio... Ok, <ride> allora, poi torna alla, ca alla carica. Questa velocissima. Ti dice, ma una bella sessione di D&D? Sono roma anch'io, metti oh. Mettiti in fila. Ci sono prima io, però. Eh, prima no. no. Violetta. No, Poi, Violetta, belle... una one shot la devi fare dai. dai per favore, in, tutti insieme, ragazzi. Non dovete si guidare, si guidare come se fossi ah, un bambino certo. che fa i primi passi no. nel mondo perché ha per giocato. Me madre. Ha giocato, la madre ha giocato. Mia madre, cioè, è ed è e si è innamorata, peraltro. Sì. Eh no, ma vi eh, assicuro che da fuori è un mondo che mi affascina davvero tanto. Però non, eh, non avendo mai provato, non so poi alla fine se davvero sarei in grado. Mi proprio, persona, secondo beh. me tu proprio eh, non so, per forza, io... perché mm, poi mi ce, ce, ce l'hai dentro. Mi ma anche solo il fatto Bici. che tu fai il video e ti fai un po' il cosplay e ti piace cioè già questo. È <ride> il... no, no, già non non mi fa non capire non non che... Che è proprio che nella è tua anima in già inquadrato come potenziale, va bene. Ah, ma poi tu metti. sei come si dice, sei così legata al mondo del, del cinema, e come si dice, della recitazione in generale appassionata che è proprio, è proprio pane per i tuoi denti, no? Oh, cioè, non mi fate credere troppo perché no. Giulia, però devi scegliere. Tra l'altro adesso Giulia. sei anche una regista da adesso... oh, eh, mamma mia, wow. veramente. Cazzo però anche Giulia deve venire a giocare Giulia. con noi. Altrimenti. No, ti prego, certo. non mi mandare da sola, Giulia. Ti prego. Devi venire anche tu. Scusate, a me piace l'aria poco inquinata, quindi devo restare a Milano, abbiate pazienza. Ah, eh. devo, devo ancora finire di asfaltarmi i polmoni. Sapete? È una questione di necessità fondamentale, no, comunque, volentieri. Prego, dai, prego, dai, andiamo a parlare tutti insieme e poi <ride> direttamente a Vedere il Leone, così esatto. tutta una volata. Facciamo after da favore esatto. <ride> Allora, Lele questa sera si vuole nominare perché fa un'altra mega iper super chat. E dice: Rossa, wow. la canzone Ready for This è stupenda da matti. Avete mai avuto un sogno chiaro? Tanto da assaporarlo è stupenda, <ride> allora la tua voce cantata, no. sei bravissima anche quella recitata. Io, per Lele, ho tirato fuori il mio nuovissimo regalo che è il bastone di Alastor per Super. poter dire: Non avete mai avuto un sogno chiaro, tanto da assaporarlo? <ride> solo, no. per me, Lele, solo, Lele. solo per te, Lele. Incredibile, le, le, il cartone e la realtà si stanno mischiando sempre di più. La prossima volta sarai bionda e poi piano piano. Piano ti piano, ti fai... sono stata bionda, infatti, ho un po' rosicato che non ero più bionda quando ho fatto Charlie. <ride> già, già sei vestita tutta di rosso oggi Sì, anche al Nerd Shore, vestita tutta di rosso in onore di Charlie, adesso mi farò fare un taglier appositamente per andare agli eventi, a alle live per vestirmi ragazzi, come Charlie come Io anticipo, Prego. non so quanto posso dire però io e Rossa abbiamo già una line up di eventi a cui no, saremo presenti ci hanno, ci hanno invitato un sacco oh, di cose beh. Poi vi Bellissimo, diremo ragazzi, eh sì, eh. quindi mi raccomando se volete sapere dove andare a scovare questi due seguiteli sui social perché so sicuramente voi capito. piano piano... No, devo farmi da social media manager, non ho capito io, ti chiudo. <ride> <ride> Guarda, cioè, se, mi YouTube, no, <ride> se mi va male con YouTube... perché non posso fare con YouTube... insomma, non cioè può succedere. uno deve sempre, non è che possiamo per sempre, voglio dire, prima o <ride> poi lavorerò dietro le quinte, no? così. si fa, si fa, si fa. Adesso è tutto un divenire e poi ci pensiamo. Andiamo avanti con le super chat. Allora aspetta, che qui c'è un nome difficilissimo da leggere. Alduinator, Alduinator mm, che ci fa questa super chat? Grazie mille, e dice: Mi ci avete fatto riflettere con The Nan 2. Pensate quanto è antica questa super chat, <ride> l'abbiamo lasciata veramente indietro. Oh, è vero che disprezza la TV, però. Ecco che arriva la domanda. Secondo voi apprezzerebbe fare cinema? Stiamo Adesso. parlando di Alas: parliamo di Alasla, ah, 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 no, la risposta è sì, ovviamente. Lei è super telegenica, figurati, <ride> la demoniaca più bella no, del no. mondo. Più io ho bella, la so passione, che... ah, io la adoro. Ah, Io io, ovviamente. Cioè, ormai <ride> lo sappiamo. Cioè, per me è l'essere demoniaco più cute del mondo, la suora di Denan. Cioè, è, è vero, è vero, è così carina quando appare. No, nei quadri, come ombra, sì. poi emerge, è, è troppo Divino. carino. ignobili i, i per eh. me, sono veramente. No, è, è proprio quello il bello, perché è i nobili, quello, è questo che esatto. gli esatto. piacciono, capito? Eh. Esatto, eh, eh, è eh, proprio l'assoluto trash. C'è tutto, tutto quel mondo, come si chiama? C'è un nome per quella universe diciamo. È il il di the conjuring, è, sì, sì. E io una però, sai cosa io... mi piace, però che fanno delle The Conjuring bici... è anche bello nei così. piani in sequenza che mi piacciono molto. I piani in sequenza di, della saga di The Conjuring possono essere molto potenti, secondo me. A me, a me, piaciuto no. a me è piaciuto The Conjuring. Stavo parlando di The Nun, veramente, cioè, proprio una roba per me. Mamma eh, per mia, i, di, di quel re. mondo, di quell'universo. Sono andata al cinema a vedere uno dei film più brutti che ho visto, La Iorona. La che no, ah, <ride> <L> Orrore, ragazzi! <ride> che brutto. Oh, brutto che brutto film. No, Ma non a dire era, brutto. Così, era così brutto. Anch Io di horror al cinema, brutti ne ho visti, ho visto quello. Eh, è ultimamente difficile la, la foresta, trovarne. La foresta mm. dei suicidi, un altro molto brutto che ho visto. Um, Un altro è uh, come si chiama, quello degli specchi uh, Oculus, una roba del genere. Mamma mia, che porcata! Oh, Effect. No, allora uno bruttissimo che avevo visto era. Come si chiama? Aspetta, The, the, the Boogeyman tipo. The bye -bye the Man, tipo The Bye Bye Man. The Bye Bye Man è terribile, la roba. È terribile. Allora, <ride> se vi piacciono gli horror trash brutti in no, merda, Polaroid. Vai. Polaroid è una roba proprio <ride> sentito... devastata. Come eh, già il guarda. titolo dice eh, molto: Polaroid è <ride> la Polaroid degli spettri. Tipo, se ti fa la foto, poi oh, tu vabbè. muori. Oh mio dio! <ride> Cioè, Ring ma con la foto. Cazzo Vabbè, cazzo! vi dico solo che per Bye Bye Man mi ricordo questa cosa che tutta la gimmick del mostro era che se dicevi il suo nome poi ti perseguitava, una cosa del genere. e Quindi bisognava scordarsi ah. il nome di questo tizio. E la scena finale era così... A parte che il mostro era la cosa meno spaventosa del mondo, era un tizio con un cappuccio, non so. C'era <ride> eh, questa scena finale in cui c'è cioè, il tizio nella barella, lui è stato eh, quasi, quasi morto per l'incontro col Bye Bye Man. Gli fanno, che cosa è successo? Lui fa poi poi man. Ma scusa. <ride> ma, okay, ma, ma, ma sei uno stronzo! Ma tutta la gimmick del mostro è che non devi dire il suo nome, lui lo dice in punto di morte, cioè rovinando <ride> la vita a tutte le persone, cioè, non lo so, una cosa <ride> ma è geniale a modo suo comunque, sì, sì. <ride> è vero? Abbiamo risposto questa domanda. Beh, appunto, Alastor odia la televisione. Lui è il simbolo della radio. Quindi, per me, in nessun caso vorrebbe mai partecipare. fai il primo patto che fa nella serie di, di Prime, è proprio con Vaghi al riguardo. Non mi coinvolgere mai più in queste storie del cavolo della tua televisione. Quindi... Quindi, figurati se vuole far cinema, insomma, esatto. sono d'accordo. <ride> sono d'accordo. Comunque, questa cosa che switcha voce e diventa filtrata dalla voce radiofonica no? è, è geniale, mi ha fatto geniale. impazzire è veramente Bellissimo. fighissima come, come scelta. Sì. E, dammi. Dami, Dami Mage, grazie mille della super grazie. chat, a costo di sembrare, ci dice, una leccata di culo, voglio dirlo, <ride> mi immergo nei discorsi di Rossa, la sua erudizione arricchisce, vorrei troppo parlare con lei, e beh, in qualche oh. modo... Ma... Lo stiamo parlato, un po' facendo. No? Beh, Poi, vi posso dire... Beh, io che... me ne vado, sono molto geloso. No, eccola là, e sei offesa. Ah, <ride> Ma, non osare, per favore, che vogl vogliono sempre tutti parlare con te, di te, di Angel, de delle tue e cose. Mi piace questa cosa. Eh, Va, fa bene, eh? ok. Eh, comunque, lo so, ti voglio bene. Ehm, guarda, posso dire... Che eh, sto aprendo appunto Patreon, e tra i servizi che, che darò sarà anche, ci sarà anche la possibilità di fare community chat eh, nel, nel tier 3. Eh, quindi ci sarà un modo per poter comunicare con me in modo un po' più intimo, se volete, eh, con una community chat e anche appunto con la mia voce ehm, una volta al mese, se si fa l'iscrizione a Patreon, e addirittura. Se qualcuno mi vuole proporre dei dabril in privato, quindi non per microfono aperto la mia rubrica su Instagram, dove analizzo dei dabril che mi vengono mandati di, 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 totalmente di spontanea volontà, e anzi io le ho chiesti una volta e mi continuano ad arrivare, e, e vengono analizzati per far capire anche un pochino... Che appunto, magari mh, tante persone sentono di avere un grandissimo talento, di essere pronti a presentarsi al leggio, e io arrivo crudele, terribile e gli, sm gli, sm gli smonto la vita. però eh, nel senso buono, cerco sempre di fare critiche mh, costruttive. E sul mio Patreon darò la possibilità invece di farlo privatamente e di avere una chiacchierata di un'oretta per discutere un eventuale d'Abril e cercare di migliorare delle cose, quindi una sorta di lezione tra mille virgolette, se volete. Okay, quindi Dami, sai anche come puoi chiacchierare direttamente con Rossa adesso. E, Feppa, invece, grazie mille della tua super chat. Grazie, grazie. Rossa e Riccardo per un lavoro superlativo. Ormai canto le canzoni tutti i giorni. Teorie su Alastor. Pirni ha fatto un patto con Lilith. Cosa c'è? Io penso che sia Ru, in realtà, eh, l'entità eh, con cui Alastor ha fatto un patto. Ru è una creatura eh, molto eh, ancestrale, sarebbe, rap dovrebbe rappresentare, in teoria, l'albero del bene e del male. Quando si vede all'inizio della serie, so quando eh, Charlie sta narrando quella mano che afferra il mondo il peccato originale dovrebbe essere la creazione la nascita di Ru e del male del mondo e infatti io penso che vivian medrano lo, lo dico sempre ci ha fatto un troll enorme dicendo ah, adesso gli dico nella serie che ha ah, la storia e lilith sono scomparsi tutti e due per sette anni casualmente nello stesso periodo così tutti diranno ah oh, sì ma ha fatto un patto con lilith sì sì ma è sicuramente così e invece non è vero perché vivian medrano è una troll e io la adoro per questo come quando prima delle Dell'uscita delle ultime due puntate ha detto: un eh, eh, an angel will Angel will die. Don't worry, Angel will die at the end of the season. Non vi preoccupate, Angel morirà. In effetti, un angelo è morto, <ride> però non è sì, Angel certo. e la gente è andata nel panico completamente, sì. eh, okay, okay. Troppo sì. eh, effettivamente questa teoria di Uh, del patto tra Lilith e Alastor l'ho vista molto molto reiterata molto, molto ripetuta è molto popolare sul fandom subito. sì è molto popolare sul fandom però effettivamente se è così popolare sul fandom probabilmente ci ha imbrogliato sono d'accordo probabilmente è quella che si chiama una ringa rossa quindi ci fa credere <ride> sì. ci fa annusare che sta proprio lì e invece in realtà ci sarà chissà quale altro colpo di scena magari ci ha preso rossa invece già <ride> sappiamo che, se poi è così, io voglio una, una menzione. Eh. Abbiamo <ride> le prove, tra l'altro, registrate in questa eh, live una teoria esatto molto vedere. specifica questa di rossa, io non l'avevo mai sentita. Eh, chissà, magari ci ha è preso è la mia OCD <ride> sempre <Sì>, quella. <ride> la cosa incredibile sarebbe se a un certo punto Carmilla si è in un cavallo. Per qualche motivo. Ah, cioè, beh, io, io lo spero, un allineamento. No, perché ripeto ho detto una volta in questa cosa in una live perché uno mi ha detto se so qualcosa della seconda stagione se e tu succede proprio sparata a caso cioè nel senso no, la prima cosa è che lui no, si è fa... mutato e ha fatto no, ho tutto detto fino. Allora, ragazzi vi dico che cosa succede mi sono mutato e cominciato a fare dei gesti e quando tipo dei gesti assurdi quando tipo mi sono smutato ho detto e Carmilla si trasforma in un cavallo <ride> <ride> qui la gente ha cercato di ricostruire tipo chissà che cosa tu sei detto <ride> Esatto. Incredibile, sì, incredibile. se poi succede veramente beh, quello sarà piuttosto ironica allora, eh, nel se veramente ironica, mi cacceranno perché ho rotto le NDA per cose sì. che non sapevo non neanche saperlo, che ancora prima di firmarlo l'hai rotto, bravissimo allora, un salutino a Mel che ci lascia grazie. una super chat, non ci dice niente così, però ci fa un piccolo caffettino. silenzioso, caffettino e grazie. Ethan, grazie mille da super chat, teorie Preferite attenzione, sulla seconda stagione, vi amo. Beh, io in generale ho quella del cavallo, che ovviamente, ho, per Riccardo. Ovviamente, se, se non zero. si è capito, ok. Però io credo molto nella teoria degli occhi eh, del, del colore degli occhi, che non è della seconda stagione, ma eh, trovo che sia molto fica. Eh, per la seconda stagione, sono convinta che eh, le tre B saranno i protagonisti. Eh, I protagonisti cattivi, cioè gli antagonisti principali della prossima stagione. Eh, Vivian Medrano ha anche detto che sarà proprio in particolare Vox eh, un personaggio chiave. Eh, mh, conosceremo molto di più ehm, la backstory di Serpentius, hanno, hanno detto, eh, e quindi lo vedremo in paradiso. Io non vedo l'ora di scoprire che casino che parte con Sera la faccia di Sera quando eh, 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 mi resta tutta così, e Sera. <ride> Un po' agghiacciata <ride> eh, e sono molto curiosa di vedere anche se ci saranno degli angeli che cadranno tipo Emily perché il dubbio in teoria dovrebbe far cadere. Certo. Eh, sono anche molto curiosa. Eh, del, io spero tantissimo che nella seconda stagione facciano vedere un po' di attrito tra Buggy e Charlie per quello che è successo nella scorsa stagione. Che quando... interessante, certo, l'hanno risolta. Esatto, l'hanno risolta rapidamente, cioè ci sta per carità perché comunque il, il loro rapporto si basa su una grande, eh, molto solido, una grande lealtà di fondo, poi lei è la principessa delle seconde occasioni, Charlie, esatto. quindi insomma ci sta eh, per carità, però effettivamente forse è stato un po' veloce, quindi se è lo riprendono c'era la certo. guerra in arrivo, quindi non c'era il tempo di, di fermarsi su queste cazzate, ci amiamo, non importa. Però secondo me vedremo anche dei lati un po' più oscuri di Charlie. Eh, che noi pensiamo che sia appunto questa entità totalmente buona, quando invece lei eh, si sente che è una creatura che, essendo cresciuta in un ambiente che non ha nessun appoggio per lei, per il suo modo di pensare, il suo modo di essere. Cioè, lei, se non fosse così, sarebbe un mostro, perché eh, sarebbe un, un demonio vero? Eh, però, io invece la vedo sempre tutta così compressa, tutta così stretta dentro se stessa per trattenere un potere immenso che non si spiega neanche lei. Che secondo me ogni tanto la vedremo che rimbeccherà questa cosa a Buggy, e magari ci sarà, io spero tanto, in un, appunto in, una vera, in un vero approfondimento del loro rapporto. Perché tanti mi hanno chiesto, tantissimi, ma Buggy e Charlie sono fidanzate. Cioè, ma, raga, ma dalla okay. prima scena si vede che vanno a letto sì. insieme, cioè dal modo intimo in cui si rapportano tra cioè lo, di loro. A cioè, certo anche vedere eh, perché dai, non l'avesse capito che si baciano, quindi da, a volte... così. A volte c'è magari qualcuno che proprio non ha capito. Non sta ragionando. Forse l'ha visto, sai cosa c'è? Secondo me c'è gente che non ha visto la serie l'ha visto di riflesso guardano vero è Ah sì, certo. Molta gente che volevo dire. No, le teorie che a me piacciono sono che Adam si tornerà all'inferno, eh, cioè tipo tornerà, ma come, come un, un, un anima all'inferno, come è successo a Serpencius, ma al contrario. Sì, anch'io credo che non sia morto veramente. Adam. Mm. Io sì, invece, perché è stato ucciso da una lama angelica, e quindi non penso, penso che sia proprio rimorto Però, Tecnicamente, anche Serpencius è stato ucciso da qualcosa di angelico, è vero. Diciamo. È vero potere angelico che tecnicamente elimina quella, quella però pura. sai eh, sarebbe angelico. interessante vederlo tornare perché finalmente noi gli abbiamo visto gli, gli strappano via la maschera quindi finalmente vediamo chi è davvero e quindi sarebbe interessante poi rivederlo in azione anche perché Adam e... è in realtà proprio un, un personaggio che cioè, è proprio in realtà totalmente in linea con quello che vediamo all'inferno Proprio il peggio sì, cioè sì. il pe la parte peggiore che vediamo. Sì, ma tra l'altro lui, no, secondo me, questa cosa non è casuale: il fatto che lui eh, suona la chitarra e, e la sua è una musica rock, quella che di solito viene considerata la musica del diavolo. Il metal, il rock, oh, no? no. E che lui amico. è l'unico che ha questa chiave rock, diciamo, e suona la sua chitarra la, elettrica. Se sbaglio, la sua arma è una sorta di. Sì. È sì, una sorta, esatto. sorta di. Lasciamo ma mazza. E... E comunque la cosa è che... Ah, io voglio capire, non è una teoria, però voglio capire bene come funziona questa cosa. Secondo me, non so se... Cioè la teoria è che ci sarà Dio, <ride> però tipo io non, non io so se... Secondo me no, anche perché comincia a diventare veramente greve poi con, eh, a livello proprio culturale, culturale. Però secondo me c'è una sorta di provvidenza, tipo che è questa forza. Ehm, c'è qualcuno che, è, che giudica qualcuno per, per forza. forza. Ed è... E non forza. è in comunicazione, e non è in, palesemente in comunicazione diretta con gli angeli. È questa è una cosa stranissima. Perché eh, quando Sir Pencius si eh, arriva in, al paradiso, eh, c'è questo fascio di luce, una voce angelo fa... Oh! E lui oh. si sveglia lì. Qualcuno l'ha fatto arrivare, cioè ha capito? Qualcuno l'ha scelto. Forza. E, sì, e, e gli, angeli anche... sono, gli angeli sono uh, scomposti. Anche per il fatto che non si, non si sappia poi alla fin fine quali sono i requisiti per andare giù e quali per andare su, chi è che li ha stabiliti, quindi prima o poi dobbiamo eh. scoprire chi li ha stabiliti i requisiti. E lei certo. è, è anche l'unica entità che li conosce effettivamente. E gli angeli che sanno, cioè gli angeli che eh. sono, sono sulla stessa barca dei di tutti quelli che stanno all'inferno alla fine, cioè... Esatto. Non, non, hanno bene in, non, hanno, beh, non hanno bene in mente come funziona. Quando ad Adamo chiedono cosa serve per andare in paradiso, lui neanche lo cita il sacrificio, che invece ti viene automatico dire, beh deve essere il sacrificio. E nella nostra cultura pop, io lo dico spesso, ricordo sempre di Constantine, di quando si sacrifica lui che è condannato al, al, all'inferno, quando si sacrifica per la donna che ama e per salvare il mondo in realtà dall'anticristo, eh, Dio lo perdona e Lucifero sceglie di, fa, di tenerlo sulla terra, di togliergli il cancro che lui ha nei, nei polmoni per farlo vivere e farlo, e farlo peccare ancora. Ma il sacrificio in teoria è il simbolo più grande del, 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 che ti assicura il perdono divino, il sacrificarti per gli altri, il sacrificare per, per amore, con sincerità. Oh, sì. Perché una sorta, in un, in un certo senso è una sorta di um, amore disinteressato, no? Cioè sei disposto esatto, a mettere... Esatto, esatto, non è interessato, quindi sì. Um, io penso che eh, eh, Charlie eh, sia così compressa come dici tu, anche secondo me, um, perché lei ha un po' questo, questo desiderio di compiacere. Um, L'idea del genitore, dei genitori, mamma ti renderò fiera questo desiderio di essere come il padre cosa che il padre teme perché il padre è andato in rovina per il suo essere un sognatore per il suo essere un visionario Ma e lei in qualche modo, 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 modo vuole compiacere anche eh? mi, mi commuove tantissimo sì. mh, questo discorso di, di Lucifero e Charlie perché lo vivo sì. lo, penso che l'abbiamo vissuto un po' tutti questa cosa che i nostri genitori ci dicono non fare gli errori che ho gli fatto gli errori io e invece essere grandi genitori, come Lucifero capisce, perché Charlie si spiega, perché noi figli, o chi è figlio, insomma, ancora si sente figlio più che genitore, eh, noi no, a volte non ci spieghiamo bene ai nostri genitori. E quando invece Charlie finalmente ci, si spiega a Lucifero e lui dice, ora ti capisco figlia mia. Per me, quella è proprio la dimostrazione del grande genitore che, sa che impara a essere Lucifero, grazie a sua figlia che glielo insegna: guarda, sono come te, lasciami sbagliare, permettimi certo. di riprovarci e lui glielo permette. Certo. Quali genitori lo fa? È raro. No, il rapporto tra loro eh. secondo me è costruito molto bene, è molto molto bello e lei però ha ancora questa cosa dentro del compiacere qualcuno, per questo sì. lei ha questa idea di compiacere il paradiso per essere accettata, questa comunque figura autoritaria come può essere la figura genitoriale, secondo me Charlie a un certo punto dovrà capire che um, la, la direzione è sbagliata, quella di compiacere il paradiso per essere validata lei in premis e dovrà è trovare bella. la sua distanza e un po' lo vediamo anche proprio quando lei alla fine no, c'ha quel momento di liberazione la vediamo come mai prima durante la guerra la vediamo che le si sciolgono i capelli c'è questo momento così è soltanto un accenno ma lei secondo me avrà un percorso per come lo stanno impostando veramente molto interessante bella analisi, bell analisi la principessa del mattino eh, per bello. te ah. adoro quella di liberazione, liberazione. Quella è la mia battuta preferita di tutta la serie che io abbia mai recitato. Ma Beh, l'hanno chiesto. Dove... Sì, dove... sì, ne abbiamo oh, okay. altre da, da spuntare. Però, eh, Giulia, prima eh, colleghiamoci a questa cosa che diceva Rossa, perché c'hai una domanda, se non sbaglio, che la leggevi prima sulla battuta preferita, vero? Sì, ha sì. detto una frase o battuta preferita <ride> nello show, <ride> non per forza del vostro personaggio. Stavolta l'ho beccata. Beh, allora, se non è per forza il mio personaggio, c'è anche il discorso di Alastor sul sorriso che mi è rimasto tantissimo Quello impresso, è bellissimo. bellissimo, bellissimo, incredibile. Mi ha insegnato anche a me quando l'ho sentito. Tra l'altro l'ho diretto io, Nanni Baldini in quella scena, eh, perché ho sostituito Oreste che non poteva. Eh, e ci tenevo tantissimo che arrivasse perché secondo me. Al di là della, della, della cattiveria di fondo che in realtà è una manipolazione, il sorriso veramente a volte cambia le cose in una discussione. Se io l'ho imparato a mie spese, sono una persona molto istintiva che va molto dritta al punto e a volte magari risulta anche spinosa. Eh, che però siamo le... proprio incolonnate bene, devo sì. dire. <ride> Avete anche davvero tante cose in comune. Dobbiamo assolutamente litigare insieme e vedere. Oddio, a me che... passa subito dopo no, 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 no. no, la sì. litigata. Oh, oh, ovvio, ovvio. No, ovvio, ovvio. No, ovvio, ovvio. Però Sono simili. Noi, sì, vogliono no. litigare insieme divertitevi discutiamo no. dai, dai Riccardo io andiamo no. a vedere il leone nel frattempo andiamo a vedere non il, non il leone noi. No, sì. <ride> andiamo no. a vedere il leone e invece la nostra similitudine è che andiamo a vedere il leone e guardiamo mh, i dettagli del male gaze della... lo... analizziamo esatto. i rompicoglioni femministi noi, esatto. noi litighiamo poi arriviamo a mano nella mano eh, vorrei far notare esatto, esatto. esatto no, certo. perché perché se no poi vi incazzate anche con noi, capisco? Quindi no, <ride> non Per sfogarvi. Sempre che non ci facciate incazzare, sta a ecco. voi, cioè, ovviamente... Sì. Scusa sì. se ti ho interrotto, perdonami, sì. devo dire la mia cazzata. No, comunque, dato che Rossa ha detto veramente la, la battuta che forse mi viene in mente anche a me, perché è fichissimo quel discorso, no? Il sorriso è un'arma potentissima, ispira gli amici. E, ehm, e, fa gli e fa dubitare i, i nemici bellissimo e in realtà io sono un po' cazzaro quindi niente alla fine tirerò fuori una cosa stupida però a me la, la battuta che mi viene c'è cioè uno scambio di battute che mi fa troppo ridere che c'è Alastor che guarda tipo tutti no? eh, tutti i, i dannati e fa questa considerazione dicendo Oh, ci si potrebbe quasi affezionare no? e, e Nipty fa, e, 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 e fa Nipty tu cosa ne pensi e lei anche a me piacciono e mi fanno fare gli spettacolini con i burattini e, ne, e nessuno mi dice niente e, e, tipo, e Alastor fa eh, ah Nipty la tua intescrutabile mente che se lo dice Alastor che si a e si avvicina Nifty, ed è questa è la mia partita preferita. è che In quella situazione tu dici ah, che cosa succede? Nifty si avvicina, le mette un, gli mette una corona la con gli insetti cura. e basta. Io ti nomino, Rescarapaggio no. completamente passi. Ridono, e ridono sì. completamente i sì. pazzi, sì. Io sì. adoro anche, c'è anche un altro, un altro discorso che mi è piaciuto tantissimo: quello di Rosi. Rosy quando parla a Charlie gli dice ma tu l'ami questa ragazza e allora ma che ti importa non credi forse nelle seconde occasioni che mi ha fatto mi ha ricordato anche di quando le persone ti fanno notare che tu nel, magari nella norma sei una persona che perdona che allora non portare rancore perché lo sai come funziona tutti sbagliamo aveva paura ti amava troppo per rischiare il tuo amore per lei no ehm Oppure eh, ancora tantissimo, c'è. Cioè, ehm, cavolo, mi era venuto in mente prima, era fichissimo, eh, Anche il discorso di Valentino, in realtà, a, a Angel, che è terribile, eh, la scena di quando c'è cioè, il momento di quando ascolta tutti i messaggi. La scena dei locali. messaggi, quella mi ha gelato il sangue. La scena dei messaggi è incredibilmente, incredibilmente è, è spaventosa, bellissima. potente, molto ma realistica. Spaventosa. Fa veramente paura cazzo. Quella io veramente... ce l'ho avuta una persona così nella vita, ragazzi, eh? cioè, non lo auguro a nessuno, me ne sono proprio cavata fuori, però ci ha messo anche tanto tempo anche per questo angel mi fa impazzire come personaggio. Io un po' a volte mi ci rivedo in quella situazione. Non era chiaramente gra grazie a tutti gli dei, a tutte le forze dell'essere, un una, una relazione così abusiva. Non aveva questo potere su di me, però io l'ho patito. E poi c'è ovviamente la battuta di, di, di Riccardo di Buffy Miau Miau, che io impazzisco ogni volta che la sento, e Le gambe! <ride> c'è una che ha scritto, sì, la mia battuta preferita è quando Angel Becca Penchius Avere, um, aspetta, ecco, avere una serpe come se... Ah, perché eh, ah, lo, vede, sì. lo vede che sta mettendo la telecamera e quindi dice avere una serpe come serpe in seno, E lui risponde, ma io non ho le tette. Cioè, ragazzi, voi dovete sapere che questa conversazione è completamente un'invenzione di Oreste. Non esiste in inglese. Non esiste in inglese. Lui dice, um, tipo, ah, io lo sapevo che eri una spia. E lui, beh, almeno non sono una... Non so, è tipo insulta Angel. Il fatto sta sì. che... Um, Oreste ha questa idea di proprio di editare il prodotto, cioè nel senso che tanto in originale dall'originale all'italiano si perdono i giochi di parole. Quindi tanto vale che quando in italiano noi li abbiamo e in inglese no, lui dice vabbè mettiamoli, cioè, so. che è Capite. geniale, Quindi, non lo fa sta nessuno. Battuta, questa battuta della serpe in seno è piaciuta tantissimo. E per me, è la dimostrazione, cioè io quando lo, mi ricordo che l'ho detto, ho detto Dio, bellissima, però cavolo, è un po'. Diverso dall'originale, chissà se piacerà, per, visto che molta gente spesso a volte sembra veramente che vogliono la cosa letterale dell'originale, invece è stata apprezzata perché ha senso infatti si riconferma la teoria di rossa, per la quale, alla fine resta sempre ragione. <ride> <ride> e anche in questo caso è stato sì, un po' così. È e, e, e c'è Angel che fa tu sei una serpe, hai, sei una serpe in, come una serpe in seno e il Serpentius che fa serpe in seno io non ho le tette oppure <ride> la mia preferita di, di tutto il mondo proprio di tutto il mondo di Asbino in italiano è, ce ne sono due c'è Nifty che arriva e si presenta a Lucifero e fa ciao io scopo <ride> <C> è <una ride> incredibile <Ma> io <ride> morta quella cosa ho detto, <ride> geniale ah, <ride> anche una citata in chat bellissimo eh, eh, ah ma tu sei una porno star eh, angel star, star del porno <ride> anche, la, ho visto un'altra un citazione sempre assolutamente oreste baldiniana che è, le tue spire mi ispirano mi ispirano le tue, <ride> tue spire ispir ispir mi ispirano, mi ispirano. E poi alla fine eh, quando arriva Lucifero e dice adesso, ad Adamo adesso ti scopo il culo e, ah, e, poi, no. e si vede Valentino che in originale dice mm, it's getting interesting things are getting interesting le cose si fanno interessanti e in italiano mm, un po' di sesso ci voleva <ride> sì un po' più diretto diciamo. <ride> <Il pavimento. ride> no. un'altra scusate qui adesso che sto volando il pavimento è sporco è porco, siamo in un sexy club <ride> 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 ma hanno citato la tua Riki bisonte bisunto bisonte, bisonte, sì, bisonte e io ho inventato oh, ah, oh, no. quinta KC sì. e <ride> eh, <sì, sì. ride> sì, eh, comunque si vede che vi siete divertiti come matti a fare questa no, serie sì, Se è sì, oh, sì, io cercherò di mettere una telecamera in sala come abbiamo promesso di farlo tutto di nascosto, e quando è uscita tutta la serie, facciamo una serie sul reality beh, show beh, di come viene fatta anzi beh, dal beh, 2, la scena, per esempio, cioè lì è stato uno scambio, perché c'era questa scena in cui era una cosa velocissima. Eh, lei vedeva le, le tette di una sorta di demone lupo e poi vedeva questo demone eh, bisonte sì, o toro, insomma, una cosa così. Eh, tutto che lo stavano oliando. Quindi. 음, ha detto, "Ah mettiamo qualcosa di divertente qui mettiamo quinta copocci, una cosa del genere e su, sul toro dice che like, mettiamo qui? Olio, le cose e lui, il suo flusso di pensieri e io ho detto, bisonte bisunto e lui ha fatto mi uh, ah, oh, oh. piace Ah, vedevo in chat che chiedevano se Oreste eh, eh, Baldini si è, è autodistribuito su Vox. Assolutamente no, mi ha odiata quando io e Riccardo abbiamo detto: Ma Vox lo devi fare tu perché Nanni fa il demone della radio, è tuo fratello e tu devi fare il demone della tv. Tra l'altro, devi cantare, quindi mi raccomando, ma io non so cantare, ma come faccio? No, io non sono in grado. E, quindi Beh, non realtà, si direbbe, è... diciamo, dal risultato. Infatti, infatti. ma no, in realtà è stato, è stato, molto è stato tutto un lavoro di squadra. La, la distribuzione Distribuzione. Anche appunto, eh, alcuni dicono: Ah, ma tanto ci sono mezzi, cioè, i Baldini sono ovunque nella serie. Sì, grazie al cavolo sono tutti dei geni. Che fai, non li metti? Eh, cioè non è una questione di, di cognome. È una questione che Antonella Baldini era perfetta per Carmilla e, e Nanni era perfetto per Alastor per no dal nostro punto di vista. E Vox era, cioè, secondo me, Oreste ha fatto proprio una sua versione bellissima, lo ha reso anche un po' più. È, molto, è un po' sexy in originale, secondo me, Vox, più sexy di come è in italiano. E secondo me invece ha fatto bene a prenderlo un po' più da un altro punto di vista, l'ha reso un po' più oscuro e a tratti un po' più comico, un po' più coglio coglioncello, no? Che fa... <ride> moriranno tra tante pene, cazzo! Cioè, eh, queste cose che le dice proprio in un modo goffo. E io l'ho amato perché il cattivo non è solo... Quello con la voce uh, sexy e cavernosa che dice le cattiverie è anche questo: è un coglione. Come lo può essere Adamo? Come eh, lo basta. può essere Alessandro? In realtà è sì. e poi è un vanaglorioso proprio uno che si crede sto cazzo, no? però in realtà, poi alla fine è un idiota, solo che è, è tutto di immagine. Lui, no? Vabbè, esatto. Vogliamo ecco. vedere altre super chat che ci siamo. E dobbiamo perché dobbiamo. <ride> dobbiamo, dobbiamo che cominciamo. È troppo tempo. <ride> Eh, tra l'altro, eh, secondo me è bellissima l'idea di, di lei, di, di Vivian Medrano, di utilizzare come villain, come cattivo, eh, un, un rappresentante dei mezzi di comunicazione, che sono la, i mass media, no? Eh, che possono essere la radio da una parte, vecchia scuola, e la televisione, i social media poi dall'altra. Quindi mi è, mi è piaciuta tantissimo questa scelta da parte sì, sua, sarà divertente vedere poi come la si evolverà. Allora, Virgil che ci lascia una super chat, grazie mille, Virgil, non so quanti anni fa l'hai lasciata ormai, per te, Riccardo, vedi che prima ti lamentavi che facevano conferenze sulla Rosa. Riccardo, grazie ancora per le <ride> selfie dell'altro sì. giorno a Bologna, è stato un piacere poterti conoscere, sei eh, sì, veramente così. un grande. È un ragazzo che mh, ho incontrato, cioè mi ha riconosciuto così per strada, quindi è una cosa assurda per me, io per me è tutto nuovo. Mi una foto. <ride> ci eh. farai l'abitudine, ah, ci farete ci l'abitudine. Eh? No, vabbè, oddio, non così spesso, no. poi io non esco mai di casa, io vivo tumulata il lavoro oh, qua sì, dentro, bello. cioè io non le vedo gli esseri umani, cioè, ah, quindi... Non. A me queste cose <ride> non piacciono. No. ma cos'è? È sopravvalutato, santo <ride> capisco. Paola, vedi, compagna che... Paola Paola che torna alla carica, anche lei grazie mille della super chat. Grazie. Qualcosa tra Belvet e Carmilla, qualcosa è successo, ci dice così, un po' misteriosa. So. Mm, beh, io penso che penso, può darsi, però io penso che in realtà siano una chiarissima simbologia della vecchia guardia e il sì. nuovo media. Sì. E soprattutto è anche una bellissima contrapposizione perché in originale Velvet, quando dice eh, nella, nella sua canzone Stai perdendo calma e dignità, in realtà lei dice in originale eh, Vedo che ti stanno aumentando le rughe in faccia. Io, no, io non l'ho voluto dire. Eh, è stata una scelta cosciente questa perché io detesto quando la vecchiaia di una donna viene evidenziata. Lo sì, capisco sì. perché lei lo fa, però lo dice continuamente: siete dei vecchi, siete dei fossili, avete rotto il cazzo, eccetera, eccetera. E pens penso che sia troppo basso come esempio da dare a una generazione l'offendere una donna perché si vedono le sue rughe. Io, per esempio, ho una ruga d'espressione fortissima qui, di cui vado fiera, di cui non mi farò mai il botulino per nasconderla. Io. Voglio, voglio invecchiare, voglio vedere come sarò eh, e non è una non deve essere una paura per le donne. Ne approfitto per fare un po' di eh, messaggi eh, femministi, però veniamo troppo condannate per la nostra vecchiaia a 25 anni sei vecchia e questa è una cosa orribile perché se eh, l'uomo invecchia come il buon vino invece la donna invecchia e non, non la guarda non più più. chi l'ha decisa questa cosa io trovo le signore anziane molto, come dice a proprio a livello estetico molto interessanti no? tanto è che adesso mi fa nelle... morire che le signore anziane eh sì, le signore anziane no, no, er no sto pensando so come proprio detto, a cioè, non so sapere. come dirlo in modo carino, però, tipo, però è vero perché una, una signora molto avanti con l'età. Adesso, peraltro, nell'arte eh, è anche un tema. Cioè, nel senso, per esempio, mi vengono in mente le, le sculture. Adesso, lui è famosissimo, Iago. No? Lui a lui piace proprio disegnare, la, cioè, gli piace proprio scolpire la vecchiaia. Tanto che lui ha fatto un, un scultore molto famoso su, su internet. Ha fatto anche una scultura della Venere di Milovecchia, anziana, piena wow. di rughe. Ed è bellissima, a me piace tantissimo. Io trovo molto affascinante eh, la vecchiaia, in realtà, come, ehm, come deforma il viso, e in realtà sono, come si dice, sono, è la rappresentazione di tanta saggezza, no? di tanta esperienza. Non so, e abbiamo un'idea un, un molto, secondo me, molto deformata di... Io l'altro giorno ero al Nerd Show di Bologna, c'era ehm, Angela che era fra eh, il pubblico, una grandissima attrice ehm, e di una bellezza, Angel, Angela ba Baggi si chiama, è un'attrice straordinaria che se l'è andata a cercare, è andata a vedere che ruoli incredibili ha fatto nella sua vita, di una bellezza ragazzi, comincia ad avere giustamente una certa età. Era, era ipnotica, è talmente di classe, è talmente bella che non importava niente che avesse 50, 60, 70, 80 anni, era una creatura fuori dal tempo, era belli è, non lo so, io ci trovo grande bellezza in questo. Forse, vedo, forse se posso essere sincero, questa è una cosa completamente personale, forse in realtà io vedo più il maschio che in un modo un po' schiaccione, se posso, <ride> dipende, dipende, dal luogo. dipende, dipende dalle visione, dipende, dipende. Ma in realtà poi la vecchiaia comunque, cioè non tutti ci arrivano, quindi eh, come si eh, arriva nel cerco ecco qua è un privilegio. Cioè, eh, so. No, beh eh, dipende, cioè nel senso che ha avuto la fortuna di non avere persone giovani nella loro vita che sono morti, magari questo ragionamento non lo fa, però effettivamente arrivare ad averle quelle rughe, cioè è da rivendicare, io sono arrivata fino a qua, ho le rughe. Sì, certo. Cioè, e poi scusa, ma io, io vedo l'età come un livellare, no? Un livellare, come <ride> nei videogiochi. Quindi scusa, ma se io posso dimostrare di essere una vecchia strega dei, bo dei boschi, ma a me che cavolo me ne frega? Cioè, dai, andiamo, andiamo tutti nei boschi a fare le, le danze per la foresta. cioè, capelli... Comunque io sono convinto che veramente eh, sia una cosa tipo di origine proprio culturale, è che è una roba tipo cavernicola, ma secondo me le donne magari cioè nella nostra concezione culturale subconsciamente vengono relegate a eh, vale finché è giovane e fertile, cioè secondo te... Sì, po esatto questo, sì. No? Sì e la sì. discorso è quello noi nelle scorse società a livello primordiale sì, perché la donna è comunque sempre eh, guardata da uno sguardo centrale maschile di un certo tipo e quindi comunque viene vista sempre come l'oggetto che deve avere una funzione, diciamo, esatto. nel momento in cui quella funzione non c'è più, allora non ha più un valore, ecco infatti eh, c'è una, ci potremmo aprire scena... un discorso infinito discorso. su questo doppio standard però vabbè Vai, per, Giulia, dire, per dare delle guide a riguardo c'è una bellissima scena nella seconda stagione di Fleabag dove la protagonista mm. si interfaccia con la personaggia interpretata da Kristen Scott Thomas che appunto è in menopausa e comincia a Conoscere la nuova se stessa di donna in menopausa, è veramente quello Io scambio rimozione. È Io loro feedback, e quella scena è incredibile. Third quando moment. Cioè, nel senso, le forze della menopausa. Cioè tipo, è bellissimo perché <ride> la, il personaggio in menopausa risulta una fica e l'altra, si sente quasi. me lo devo recuperare, me lo devo recuperare. Riccardo, mi dice vederlo. Eh, di Guarda, è, secondo me ti, ti può, può piacere. Tempo. È è pazzesco, no, no, è veramente no, è tipo, unico la nel suo genere. Eh sì, c'è Olivia, ti... Olivia Colman, ma mia, è scoperto anche solo questo, ragazzi. Ma sì, e e un altro pezzo di cuore di Giulia, Olivia Colman, tipo la sua attrice prefe insieme sì. a Meryl. Do guarda, subito dopo Meryl per me. Dai. Adoro. Adoro. Adoro ah, come te, hai vale. tolto le parole di bocca, ok, va bene. Allora, allora vai, come vai. Scusa, Scusa, vai. vai. Dì, no, niente, stavo per dire che il mio film preferito è la favorita, eh, tra, cioè, tra i miei ah, film sì, preferiti. L'avete visto per Things? Sì, sì ancora no, ancora no. Lo vedrò. Bellissimo, va bene, basta. Vediamo una scorciata. Allora, Asia, Asia che ha. Attenzione perché anche l'avatar di Alastor, quindi insomma una super fan che ci lascia una super chat. Tantissimi complimenti a Rossa Riccardo, canzoni top, le canto a ripetizione da quando è uscita la serie. Attenzione, qui c'è una richiesta specifica per voi. Mi potreste per favore salutare la mia amica Agnese con le voci di Charlie e Angel? Grazie e un milione di cuoricini. Potreste farlo? Eh, beh, farlo sicuramente. Tutto? No, sì, certo. Beh, allora... Ovviamente ti ringraziamo, io non posso dire di no se, se mi fai, una, cioè, se, soprattutto se fate... non è neanche a me, però eh, il gesto è bellissimo. Quindi insomma, sicuramente te lo facciamo, Agnese, dobbiamo salutare la sua amica Agnese. È Agnese. Ok, eh, allora aspetta, Ciao Agnese, sono io. La tua porno star preferita, Angel Dust. Ti mando un grande abbraccio a quattro mani. Eh, scusami, devo andare. Valentino mi sta chiamando. Arrivo, <ride> aspetta, <Quari>. vai. <ride> <ride> Ciao Agnese, sono Charlie Stella del Mattino, principessa dell'inferno e proprietaria dell'Asbino Hotel. E se hai bisogno di redimere la tua anima e se segui tanto i porno di Angel, mi sa che ne hai bisogno. Ecco, le nostre porte sono sempre aperte, ti aspettiamo. Bellissimo, cuori anche per te, puoi uscire yeah. allora, anche se facendo, riesco a far uscire facendo, anche, facendo, anche fa i fuochi uh, da wow. Tutto, uh. tutto. Tutto, penso che a far uscire il, il misterioso e incredibile. Mi piace, sarebbe proprio. Quello non, non, lo, non lo so, non, quello, non, quello non, lo come... no, non, non lo controlla. Non eh, è Magia al di fuori del suo controllo. Sì, non ho capito quali sono gli shortcut per far uscire quello, però vabbè. Allora, beh super chat di Peppa altra teoria, madonna ci state uccidendo con queste teorie stasera sì, però questa l'abbiamo detta prima abbiamo, no? detto, abbiamo, già lo super chat. abbiamo già risposto Grazie. abbiamo già risposto, incredibile incredibile, ti abbiamo risposto wow. anche senza sapere che ce l'avresti chiesto mentalisti fa... mentalisti, <ride> mentalisti. <ride> mentalisti. <ride> <ride> mentalisti. <ride> notevole e invece Carol, eh, sì però ragazzi con questi nomi che Carol was taken. Invece vi dice avete fatto un lavoro meraviglioso, vi voglio bene, quindi un dolce apprezzamento Grazie. da Carol. Va. E, um, attenzione qui c'è una ship invece perché Andrea ci dice grazie della super chat intanto per la seconda stagione spero anche nella Angel X Ask ci sono io dei fan abbiamo, abbiamo beh, due, beh. due idee diverse di questo rapporto perché Rossa pensa che è più una bromance io invece mm -hmm. la vedo proprio come una relazione cioè penso che nascerà qualcosa platonica però secondo me cioè, anche se diventerà la... una relazione rimarrà molto platonica perché secondo me um, c è, c è, mh, è come se io vedo Ask un po' come un educatore sociale per Angel, cioè che lui è, <ride> o, o come un ex detenuto che parla a un neodetenuto che gli dice: Guarda, la, la vita è una merda, però se stiamo insieme, noi che sappiamo cosa significa perdere tutto, sentirci uno schifo, ehm, e gridiamolo con passione perché noi ci uniamo in questa cosa e credo che. Però ci siano troppo. effettivamente mi hanno fatto notare molti edit che ho visto su TikTok e Instagram che ci sono delle occhiatine troppo piene di amore fra loro due. Quindi se sarà una relazione, io spero che rimanga al lato platonico perché mi piace l'idea che Angel Dust si dia to totalmente nella sua sessualità al mondo, ma che con Ask sia una cosa troppo speciale e che non vuole. Renderla simile a, tutti gli, a tutto il resto, a tutto quello che ha nella sua vita, e mi piacerebbe vedere una cosa un po' diversa. È una cosa così rara da vedere nelle serie tv, no? soprattutto quando sono indirizzate agli adulti, eh, mentre per, magari i ragazzi cercano anzi di, di non far vedere troppo. Io trovo che sarebbe bellissimo avere un lato platonico dell'amore perché esiste anche questo, l'amore romantico, ma comunque platonico e non per forza guidato dalla passione. No. Comunque, c'è cioè, una sensazione alla fine. Uh... Penso che questa serie mostri tantissime sfaccettature delle relazioni, dei rapporti, quindi non si sa mai. Io sarò sempre un po' un fan di questo, rap di questo rapporto tra loro due. In realtà doppiandolo, eh, interpretandolo, l'ho sempre vista come una cosa sottointesa, cioè nel senso come se loro poi si metteranno insieme. Io l'ho vista sì. così, però, insomma, vediamo. Vedremo. Rimane, rimane un po' big in questo senso. Neanche io mi sono sentita di lanciarmi nell'idea che, che loro poi avranno effettivamente un seguito come una relazione di tipo romantico, diciamo. Anche io forse l'ho vista diversamente. E non lo so, magari invece poi la riusciranno ad arrivare a costruirla e a farci credere fino in fondo in una loro sì. relazione romantica. Ma in questo momento, Angel è anche un personaggio che deve uscire da una relazione estremamente problematica e Difficilmente mh, sarebbe sano se lui finisse direttamente in un'altra relazione. Angel deve trovare l'amore per se stesso eh, ed è vero che lo aiuta eh, in qualche modo. Ask, però, forse non sarà lui il suo compagno. Sarebbe stupendo vedere tutto l'arco di Angel che, si, che, che passa anche attraverso una relazione sana. Ma secondo me, Angela, la relazione sana non ci può arrivare finché non ama se stesso. Brava. Eh, quindi dovrà, passa dovrà fare quel passaggio e forse anche per questo che non lo buttano subito in una relazione con Ask, ma c'è questa romance. Sì, anche, anche secondo Pronto. me ci vogliono degli step, capito, esatto. prima, che, prima che poi magari sarà proprio Ask la sua grande relazione futura, oppure no, oppure vedremo che cosa in serbo per noi um, vi viene. Ecco. Io allora, allora, la... La, la ship che sì. più apporro in assoluto eh, è proprio quella tra ehm, Alastor e Charlie, eh, li shippano tantissimo, a me inquieta sì. tantissimo. Sì. tantissimo. Sì. Sì, ragazzi, sì. una cosa è orribile, io lo trovo come appunto come i fan di Valentino, senza nulla togliere, non voglio offendere nessuno. Però per me i fan dei, del, della relazione tra Angel e Valentino sono proprio gli eredi di una generazione del, che nel 2000 noi abbiamo avuto molti, secondo me, problemi a livello cinematografico con la rappresentazione di queste relazioni in modo talmente, cioè dipinte in modo talmente romantico. Si è romanticizzata la violenza. Mm, ah, e quindi... Io proprio non apprezzo. non apprezzo. No, non, non sapevo questa cosa, però insomma. Ovviamente. A la parte che è anche che dispettivo... oggi... È irrispettoso per chi, per, chi non è, per chi è asessuale e aromantico come Alastor, che non è interessato a queste cose. Tra l'altro, è vero. Però hanno talmente. Mh, e an ancora oggi capita spesso che, che. Nel caso, sto pensando alla romanticizzazione della relazione tra Valentino e, uh, e Angel. Capita così tanto spesso, è talmente normalizzata la romanticizzazione della violenza nelle relazioni. Torniamo al discorso di prima. Di solito uomo e donna, um, che viene considerato. Ma ci cioè hanno proprio venduto, ci cioè hanno proprio venduto quest'idea che quando un uomo si comporta in un certo modo lo fa perché è molto innamorato, perché ha tanto amore e non ti sta facendo in realtà una violenza psicologica e poi chissà anche peggio. Quindi ci, dobbiamo un po'. Eh, eh, allontanare questa, questa cosa che purtroppo c'è stata inculcata quindi piano piano e chissà che anche con questi nuovi prodotti non ci diano delle, eh, delle idee diverse non ci raccontino delle idee diverse ecco. Lele questa sera niente, è lui proprio stasera così <ride> così Lele Lele, ah, Lele impazzito impazzito totale <ride> grazie Lele grazie, grazie. Lele. Un'altra yeah. canzone bellissima è Stay Gone in italiano. Poi Nanni e Oreste sono fratelli e quella sembra una litigata tra fratelli. È perfetto. È vero. Vedi anche sì. che apprezza, anche eh, come grazie, lei, lei al lei di là della tuo... quarta parete. Gra grazie, Lale, per il tuo supporto incredibile. Eh, ah, è sorprendente, abbiamo, veramente. Non so sì. che cosa abbiamo fatto per, per suscitare questo, questo amore nei nostri confronti. Ti, ti ringrazio infinitamente. <ride> Oh, siamo arrivati all'ultima super chat. Wow. Non ci posso credere, Dami. Dammi, grazie mille, e ci dice a proposito di Lantimos. Vedi, neanche troppo tempo fa. Spero tanto che un giorno faccia un film con Eva Green, la mia attrice preferita in assoluto. Lei dopo, dopo Meryl Streep, devo dire, non so se è perché eh, sono, ho una cotta incredibile per lei. Cioè, <ride> cioè io, se vedo Eva Green sullo schermo, io comincio a non capire più niente. <ride> Ma anche perché ha questo carisma incredibile, ingestibile, che appena arriva sullo schermo, lei può essere anche cagna paurosa in una scena. A me piace lo stesso, Dai, la green è pazzesca. Eh. Mamma mia, io la amo! È super, è super, dobbiamo dirlo bene. Ragazzi, cioè ridendo e scherzando, abbiamo fatto tre la ore mezzanotte. di live, no, abbiamo no. bucato la mezzanotte. Io non pensavo che vi avremmo tenuto in ostaggio tutto questo tempo, vi dico la verità. Però <ride> una, do una, domanda, una domanda finale perché non, cioè perché non avete voi. neanche avuto quante. quante no, voi da, da, per, che voi avete è tante vero, domande preparate! Domande. Io ce l'ho! No, ma dai, dai. io ce l'ho! Visto questa live di tre ore? e visto che siete stati rapiti e siamo noi le carnefici avete sviluppato la sindrome di Stoccolma nei nostri confronti? sì, stavo per dire assolutamente sì okay, ne facciamo, facciamo un'altra domanda questo, <ride> un rapporto tipo Valentino tanto ormai è abituato è già, è già fatto col personaggio insomma sei già dentro sì, sì. <ride> vai così Bene, bene. No, ma adesso, cioè, sì, noi avevamo preparato, insomma, facevamo le domande un po' dal pubblico del box. Io avevo scritto un po' di cose. In realtà, poi ne abbiamo, cioè, sono venute comunque fuori tutte queste cose. Poi, certo. chiacchierando liberamente, certo. quindi, insomma, secondo me, eh, abbiamo sviscerato. Ma in realtà, potremmo fare una live di 10 giorni <ride> su questa serie, wow. sul vostro lavoro, lo sappiamo, però. Io domani devo prendere un treno, non per dire. Eh. <ride> domani alle 17:10, perciò, se riusciamo a finire. Magari un sì. pochino prima così mi faccio la valigia tipo <ride> per le 14, una facciamo, roba così. Non ce cioè, la facciamo, facciamo di otto ore, dai. Ah allora, vorrei... vabbè, non ci sto. No, sì. cioè, si fa, e via così, via così. No. no, va bene, io veramente sono molto, 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 molto contenta di avervi avuto qui, anche Giulia sicuramente. Ci avete raccontato delle cose super interessanti, è stato bellissimo ascoltarvi. Eh, veramente in chat sono ancora tanti, 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 ma veramente tanti, quindi vi hanno ascoltato con grande attenzione per tre ore di fila. Anzi, io e Giulia siamo anche un po' offese perché di solito non siete così tanti. eh? <ride> Quindi, solo perché abbiamo le rockstar stasera, cioè rendetevi conto, no ma erano in, tre, cioè, in attesa della, che startassimo la stream, erano già in 300 in attesa, Guarda, cioè, notevole devo dire, tutto. veramente grazie a voi ragazzi, grazie. quindi eh, stupendo, grazie eh, a veramente. <ride> è stato veramente, no, veramente piacere, anche per no, noi tantissimo, e anzi speriamo adesso che ci saranno tante belle novità anche su Asbin, e tutto il mondo che gira intorno a Asbin, così avremo altre occasioni per oh, uh, rapirvi di nuovo e tenervi qui in altre tre ore <ride> dolore <ride> esattamente così e quindi che altro che dire Giulia vuoi aggiungere qualcosa eh? Giulia eh, è, è spinita ormai. No. No, <ride> no, ma perché vi dico, prima della live sono andata dal fisioterapista, era da un sacco che non andavo, io un sacco di tensioni alle spalle. Ecco. Ed è un fisioterapista che ovviamente, cioè è ovvio, <ride> siamo la colonna dei problemi no, di tutti. No, raga, no, no, oh mio ecco. dio. Non è vero, non è vero, non è vero, Lele. Non è vero. No. Lele. Vabbè, non è Lele, vero Lele, però... però... <ride> Lele, ma io ti devo bloccare tipo ma certo. Lele, Lele, Lele. Lele, Lele. vieni anche quando facciamo le live sul mio canale che a me i soldi <ride> piacciono tantissimo, <ride> ma piacciono tantissimo mi piacciono, ma veramente ho questa tanto. Pa mi ho questa passione, la mia passione personale Lele, sono ligure, Lele. quindi a me piacciono i soldi. Lele stasera è stato il nostro sugar daddy. Comunque io qui lo dico, e qui veramente. Cioè... Wow. Lele, tu sei proprio, sei proprio impazzito, in, in senso bello, però sei matto. L'ultima, eh, Dice l'ultima, eh. io, io capisco, io capisco, però stai calmo. Cioè, guarda, scri, secondo me scrive anche tutto pieno di emozione, tutto pieno di parole per il lavoro. <ride> Adora. Riccardo Rossa, vi si vuole bene per il lavoro che fate e per la vostra simpatia. Hasbin Hotel è fantastico, per voi grazie. Grazie. Lele, veramente, io cioè, non ho cosa dire? Cioè, too much. Too much, cioè, tranquilli, nel senso ti leggiamo ormai Sempre e comunque tranquillo, cioè, nel senso ti leggiamo comunque perché veramente sei Pos estremamente generoso, devo dire. Devo, allora, visto che lui è generoso con i soldi, ma visto che non lo sarà altrettanto sicuramente settimana prossima perché non ci sono Riccardo e, Ro e Rossa, <ride> però iscrivetevi <ride> anche al mio canale che trovate in info box. Ah, ed è gratis, ovviamente. ed è gratis. <ride> è è per gratis. ora. <ride> angel server wow. eh, Diciamo che Angel Dust vorrebbe rispondere a lei e gli vorrebbe dire io costo, ma non così tanto la di Carli direbbe ti prego, ti prego non c'è bisogno ti andiamo lo stesso però sicuro e arriva vavo, Giulia nuovo personaggio di Asping Hotel non è vero sgancia i mani no, io sono con Charlie io stavo... sono con Charlie piano piano ok però veramente eh, veramente Lele patrono di questa live questa sera davvero chiudiamo e la cenate. prima che, che gli facciamo ciao, ciao sì, addio stendere tutto cioè, lo stipendio Uh, insomma, va bene, grazie mille chat, grazie mille a tutte le super chat, grazie del vostro calore, grazie di essere stati in 300 ancora prima che startassimo la stream. Grazie mille grazie. ai nostri ospiti, grazie Giulia. E io, uh, noi intanto io e Giulia vi salutiamo con i prossimi appuntamenti. Ah, attenzione, attenzione, questa settimana c'è una cosa speciale, nel senso che Cosmorox non torna lunedì prossimo, confermiamo Giulia questo, ma arriviamo con un giorno di anticipo domenica, giusto? Sto di mi così. No. No. Detto no, non è vero, restiamo non è vero niente, dalle, però restiamo giorni 2 lunedì ma si anticipa di orario. Ah, sì, ma <ride> non è vero niente, non ho capito un cazzo. Come al solito è mezz'ora e... per tutti. Eh, sì. per tutti Vabbè, non vi preoccupate, poi... resta lunedì, cambiamo l'orario: lunedì, però, dalle fare. 3 alle 5, ragazzo, dalle 3 alle 5 facciamo un tentativo pomeridiano o esatto. Perché ricollegandoci a prima, io poi la sera vado a sentire Rossa che doppia Dune, eh, Florence più in Dune 2. Ottimo. <ride> <Che bello! ride> Quindi così. Non vedo l'ora di vederlo. <ride> Anch'io. Va e bene. Grazie, 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 grazie ragazzi, mille. Grazie a tutti. Baci faccioni. Grazie. Tutti, grazie. grazie. E È stato serata. veramente un piacere. Saluto Ciao. con le mie Ciao. ultime forze. <ride> Ciao.